spazio con il portatore accademico. No. Buongiorno a tutte e a tutti, vi do il benvenuto all'Irene Fest, siamo al secondo giorno di quattro di festival, il primo festival del libro per la pace e la non violenza. Sono 130 eventi in programma a cura di 70 associazioni e realtà editoriali. In un'epoca di conflitti come questa abbiamo bisogno di libri per la pace e la non violenza, libri che ci consigliano, che ci guidano, che ci ispirano verso un mondo con al centro l'essere umano, le sue idee, i suoi sentimenti e le sue azioni, verso una nazione umana universale. Siamo orgogliose e orgogliosi di poter dire che questo festival è auto-organizzato e autofinanziato, per cui speriamo che già voi che siete qui, che contribuite con la vostra presenza, vogliate dare ulteriori sostegno al festival con un piccolo contributo, ai Giardini del Verano, dove c'è la sede principale, ci sono stand sia delle case editrici, delle associazioni, anche punti dove ritirare gli omaggi per chi ha già contribuito o comprare dei gadget che ovviamente aiutano a sostenere questa iniziativa. Vogliamo ringraziare in realtà tutti gli attivisti e le attiviste che stanno permettendo la realizzazione di questo fantastico esperimento e anche insomma di questo sogno che si avvera. E voi per la presenza. Grazie. E quindi direi che possiamo iniziare. Buon proseguimento. Oggi ci troviamo qui alla biblioteca Tullio De Mauro, che gentilmente ci sta ospitando, per la tavola rotonda In quale direzione cambiare la scuola, la rivoluzione educativa comunitaria della scuola sconfinata. Lascio la parola a voi. Grazie Francesca, buongiorno a tutti, benvenuti. Anch'io voglio iniziare ringraziando appunto l'Irene Fest per aver organizzato questo evento, tutti voi per partecipare e ovviamente tutte le relatrici e relatori che interverranno. Io sono Federica Fredini dell'Associazione Umanista La Comunità per lo Sviluppo Umano. Questa tavola rotonda è organizzata appunto dalla comunità e da Mondo Senza Guerra e Senza Violenza. Cosa vuol dire cambiare la scuola? La rivoluzione educativa della scuola sconfinata. Cambiare la scuola non è solo una faccenda organizzativa. Una comunità non violenta dipende anche dal sistema educativo. E oggi ne parliamo con Annabella Coiro, che è cofondatrice della rete Edumana e curatrice e coautrice del libro La scuola sconfinata, intorno a cui è organizzato questo incontro. Poi ne parleremo con Claudia Regazzini, che è dirigente dell'Istituto Comprensivo De Gasperi del Municipio 3, Marina Olivieri, docente dell'Istituto Vespuccio di Milano e presidente della Commissione Educazione del Municipio 3 di Milano. Ci tengo a far notare questo gemellaggio tra il Municipio 3 di Roma e il Municipio 3 di Milano, che speriamo dia vita a una collaborazione fruttuosa nei prossimi tempi. E poi abbiamo Paola Ilari, vicepresidente del Municipio 3 del Comune di Roma e assessore alle politiche educative e scolastiche, dell'edilizia e del verde scolastico, e Ludovico Ottolina, che invece è referente dell'Unione degli Studenti Nazionale. Avremo poi due interventi video, uno con Carla Fermariello, presidente della Commissione Scuola del Comune di Roma, e l'altra con Filippo Rossi, assessore alle politiche sociali, politiche giovanili e promozione della non violenza nel Municipio 3 di Milano. E poi a mano ovviamente che arriveranno qui al tavolo ve li presenterò di nuovo. E dunque, brevissimamente, prima di lasciare la parola alle relatrici e relatori e alle vostre domande e commenti,
Prenderò un po' di minuti per chiarire l'interesse della comunità per lo sviluppo umano di Mondo Senza Guerre e Senza Violenza di presentare questo libro al primo Festival del Libro per la Pace e la Non Violenza. Dunque, queste due organizzazioni che originano, diciamo, sono ispirate all'umanesimo universalista, hanno come principi base l'essere umano e la sua crescita evolutiva infinita come valori centrali, la non discriminazione e la non violenza. Entrambe si impegnano in tutto il mondo da più di 50 anni per diffondere l'educazione e la pratica della non violenza attiva, unica possibilità per giungere a una convivenza planetaria che sia convergenza delle diversità, per creare una società mondiale in cui ogni individuo possa sentirsi cittadino e cittadina di una nazione umana universale. Riteniamo che la necessità di dirigersi verso questo orizzonte comune sia ormai percepito da molti e che sia urgente rivoluzionare il paradigma educativo per poter crescere le nuove generazioni con i valori, le capacità e la responsabilità necessarie a questa costruzione. Abbiamo scelto la proposta di una scuola sconfinata perché va in questa direzione, proponendo un concetto di comunità educante per ripensare la scuola e l'educazione in modo che gli studenti non siano più visti come capitale umano da istruire per rilanciare l'economia, ma come esseri umani complessi da mettere al centro con il loro bisogno di imparare. Esseri umani complessi da mettere al centro con il loro bisogno di imparare, sperimentare, di esprimersi e di relazionarsi e avendo come indicatore il loro benessere bio, psico, fisico e emotivo, la loro felicità. Saranno i costruttori del mondo? Sì, anche se tu non lo vuoi. Scusate. Saranno i costruttori del mondo comunque, anche costruttrici. Saranno i costruttori e le costruttrici del mondo a cui aspiriamo se saranno cresciuti con la metodologia della non violenza e con un sistema di relazioni che abbia come regola centrale la regola d'oro, cioè trattare gli altri come vogliamo essere trattati. La rivoluzione che bisogna operare è passare dal concetto di formare individui ingranaggio di un sistema ancora troppo disumano e violento a protagonisti della costruzione di una civiltà planetaria. Questo necessariamente non è solo la scuola come siamo abituati a pensarla, ma una scuola sconfinata che fa rete con le altre realtà educanti, la famiglia, le associazioni, i comitati studenteschi, i presidi medici, sportivi, artistici e le istituzioni per creare un patto educativo territoriale. E questo non potrà che restare. Questo resteranno solo belle parole se non ci saranno cambiamenti importanti nelle politiche educative, a partire dalla gestione dei territori per arrivare ad una riforma e riqualificazione dell'educazione degli insegnanti, ovviamente contratti e oneri inclusi, una partecipazione attiva dei bambini e delle ragazze. Quindi ho concluso questa parte introduttiva. Lascio la parola ad Annabella Goero che ci racconterà più in dettaglio questa proposta di una scuola sconfinata. Grazie. Grazie, grazie moltissimo, grazie, ti emozioni parlando dei contenuti di scuola sconfinata e posso raccontarlo agli altri 42 autori e autrici che hanno scritto il libro con me e qualcuno sicuramente ci guarderà in video in questo momento. Dunque, è un libro un po' particolare, magari parto dal libro e poi parliamo subito di scuola, però è un libro un po' particolare, un festival del libro, quindi si parla del libro, è un libro un po' particolare perché innanzitutto non è in vendita, è un libro che è stato fatto insieme a Fondazione Feltrinelli, quindi anche con lo sforzo di Fondazione Feltrinelli e di 43 autori e autrici che
che hanno voluto costruire questa proposta e anche pubblicare un libro in Creative Commons, cioè con la possibilità di scaricarlo. Le copie gratuite sono state date alle scuole, le copie stampate, ed è ancora scaricabile online dal sito di Fondazione Feltrinelli. Ci sono stati 12.000 download. Quindi è un, diciamo, evidentemente si sente la necessità di cambiare la scuola. Ecco, quindi mi premeva poter dire questa cosa del libro, e anche mi premeva poter dire che il libro è stato scritto con la stessa modalità che noi ci immaginiamo possa funzionare una comunità, cioè sono gli autori e le autrici sono persone di professioni diverse, di mondi anche diversi, quindi il terzo settore, salute, istituzioni, maestri, docenti, psicologhe, pedagogiste, quindi un mondo del terzo settore, ovviamente un mondo vario, che ha voluto scrivere il libro insieme, quindi non c'è un capitolo per ognuno, ma abbiamo fatto lo sforzo di coprogettare capitoli, li abbiamo presi per tema e ci siamo sforzati di lavorare insieme per poter firmare ogni capitolo. Questo è stato uno sforzo importante, come potete immaginare, fatto durante la pandemia, quindi tutto online, però ci tengo a dirlo perché è la modalità, cioè di lavorare così come si chiede che altri lavorino. Ecco, questo è il libro, così per dare un incipit, per dire anche che il libro non nasce out of the blue, arriva da un percorso lungo sia delle persone singolarmente che stanno cercando, le persone che hanno scritto il libro, che stanno cercando una direzione per cambiare la scuola, e anche un percorso di lavoro insieme a Fondazione in tutta Italia, sono diverse persone, Milano, Roma, Genova, Napoli, Taranto, eccetera, quindi varie parti d'Italia dove si erano già stati fatti dei laboratori, quindi è un percorso che continua ancora, ci sarà un convegno a settembre dove continueremo a lavorare in questa modalità, cioè coinvolgendo tutte le persone che sono già in cammino, cioè nel libro, e adesso parliamo anche della scuola, nel libro non ci sono novità, nel libro dice ci sono tantissime cose che esistono già, l'unica vera novità del libro è che queste cose sono state messe insieme e la scuola è stata considerata come, o è stato dato come un taglio, no? Abbiamo preso tante buone cose che ci sono già, tante importantissime sensibilità, persone che lavorano, pratiche, prassi, metodi, che esistono, alcuni esistono da sempre, no? Da sempre no, almeno dall'inizio secolo, le abbiamo messe insieme per immaginarci una scuola diversa, quindi è come un filo conduttore. La scuola è considerata come un organismo dove tu non puoi cambiare solo un pezzettino, non puoi lavorare solo sulla didattica o solo sugli spazi, hai bisogno di lavorare su molti punti, molti elementi, e bisogna lavorare su tutti contemporaneamente. Il punto più importante, se puoi, eccolo qua. Il punto più importante è questo, cioè se io dico scuola, nella nostra immagine, provate a pensare scuola, cosa c'è? Scuola, chiudo gli occhi, scuola, cos'è? Un edificio, dentro l'edificio? Anime. Dentro l'edificio? Anime. Persone, corridoi, stanze, no? Alunni, alunne, ovviamente, maestri, tutta la popolazione, ma in generale abbiamo un'idea molto precisa di quello che è la scuola e anche una posizione, per esempio, dei luoghi dove stanno tutti i giorni i bambini e le bambine, un po' come questo, no? Dove le docenti, i docenti sono da questa parte e alunni, alunne da quella parte. Poi ci sono invece scuole come ci racconteranno, scuole meravigliose dove ci sono invece, c'è la partecipazione, c'è l'apprendimento cooperativo, ci sono modalità per poter includere il territorio, però nella maggior parte sono così come noi ce lo immaginiamo nella nostra testa. Quindi la prima cosa rispetto alla scuola sconfinata è la parola sconfinare, cioè sconfinare non significa uscire
dalla scuola e andare a fare la visita o andare a fare la scuola nel bosco, sì, anche ovviamente che bisogna uscire dalla scuola, ma sconfinare una postura del pensiero e proprio uscire fuori da quelle pratiche inerziali, da quell'immagine fissa che noi ci siamo messi della scuola. E ovviamente che è un cambio complicato, perché sconfinare con il pensiero non è cosa semplice. Quello che noi ci siamo immaginati, se vai nell'altra slide, ecco, quello che noi ci siamo immaginati sono gli elementi su cui puntare per sconfinare. Allora, immaginatevelo un po' come una mappa o come un fiore. All'interno di tutte le cose di cui bisogna tener conto, ce n'è una che è quella principale, che è quella centrale, che è la partecipazione degli studenti e delle studentesse, dei bambini e delle bambine. Allora, di questo si parla tantissimo, poi sicuramente Ludovico ci dirà di più. Se ne parla moltissimo, però spesso se ne parla in termini di mettiamo al centro il bambino e la bambina. Certo, lo diciamo da 100 anni, mettiamolo al centro, e sicuramente tutte le maestre, gli insegnanti ce l'hanno al centro il pensiero. Ma una cosa è quello, e una cosa è, come dire, metterlo al centro e tenerlo un po' fisso lì. E noi tutti adulti che siamo intorno a questi bambini, bene o male, qualcuno meglio, qualcuno peggio, ma siamo tutti intorno ai bambini e alle bambine. E invece no, dobbiamo metterli nel cerchio con noi. Cioè loro devono partecipare attivamente, devono essere protagonisti attivi, ma non con una parola falsa, protagonisti attivi. No, proprio devono partecipare, devono decidere all'interno della loro scuola. Con dei limiti, certamente, come tutti abbiamo dei limiti, ai quali anche loro partecipano e di cui devono essere consapevoli, ma devono avere la possibilità di partecipare, cioè di esercitare quella cittadinanza di cui tanto parliamo continuamente, devono averne esperienza in classe. È in classe che io devo avere esperienza di che cosa significa partecipare al mondo, è in classe che io devo avere esperienza di che cosa significa una comunità globale. Come diceva Dewey, la scuola è democrazia, è lì che si impara la democrazia, ma non aggiungendo l'ora di educazione civica, ma facendola concretamente. Ecco, quindi questo è il focus principale. Intorno a questo focus ci sono altre cose, ovviamente abbiamo bisogno di cambiare la didattica, perché abbiamo necessità di utilizzare una didattica che tra l'altro sono metodologie che si conoscono già, sono tutte le metodologie attive, una didattica che permette questa partecipazione, no? Che ci faccia uscire da questa relazione maggiore e minore tra chi è il docente e chi è l'alunno, no? Chi è l'adulto e chi è il piccolo, ci faccia uscire da questo binomio, ma ci faccia partire invece, passare da quello che è una retta a un cerchio, quindi mantenere un altro tipo di relazione. Quindi sicuramente la didattica, sicuramente c'è tutta una parte, adesso vado un po' più leggera, su quelli che sono gli spazi, la scuola non può essere l'aula, e anche nell'aula stessa gli spazi vanno curati, non può essere un luogo che somiglia a un'anonima stanza, soprattutto alle superiori, perché sulle scuole primarie c'è tanto lavoro, sulle scuole superiori se ne fa meno, c'è poca cura di quello che è lo spazio, ed è lì il primo luogo invece dove si impara la cura dello spazio, dove si impara a pulirla, a tenerla bella, che sia bella, che sia curata. E questo non è che lo possono fare i docenti, non da soli, neanche i ragazzi e le ragazze, non da soli, c'è bisogno dell'aiuto di tutti intorno agli spazi della scuola. E ovviamente tutti gli spazi esterni, non possiamo considerare che la scuola finisca lì, c'è bisogno degli spazi esterni, non di fare la visita, che certo è importante venire in biblioteca, ma è importante vivere la biblioteca, è importante entrare nei luoghi intorno alla scuola. Così come noi ci immaginiamo che fuori entra nella scuola, che a volte, che anzi spesso succede, no? Il terzo settore entra nella scuola, e anche esiste la scuola che va fuori, che sono le visite guidate, eccetera, dobbiamo invece trovare una modalità per fare in modo che dentro e fuori siano anche questi circolari, cioè che ci sia una vita fuori dalla scuola, e che quella è scuola e non sia soltanto un'educazione formale, ma anche l'educazione informale faccia parte del quello che si chiama il curriculum dello studente e della studentessa.
Abbiamo detto patti educativi, ovviamente persone e relazioni, ci sono tanti, però il popolo della scuola è enorme. Docenti sono tantissimi, gli studenti sono tantissimi, parliamo di milioni di persone. La relazione tra queste persone è spessissimo una relazione difficile, ci sono delle barricate enormi, c'è una pratica inerziale del tu stai di là, io sto di qua, tu sei docente, io sono genitore, tu sei il dirigente, tu sei il terzo settore, che è giusto che ciascuno abbia il proprio ruolo e che il proprio ruolo venga rispettato, no? Sia nell'individuo, ma anche nel ruolo che sta di cui sta facendo funzione in quel momento, però c'è bisogno di parlare, di avere una comunicazione, cosa che non è facile perché è una pratica inerziale. E anche lì noi nella scuola sconfinata diciamo c'è bisogno di persone che facilitino, almeno all'inizio, questa comunicazione, perché è una comunicazione che si è interrotta. No? È come sulle barricate, il municipio da una parte, il municipio per causa del municipio, ma il comune, anche nei piccoli comuni è così, le istituzioni sono da una parte, il servizio sociosanitario da un altro, i genitori da un'altra parte ancora, il terzo settore dice ho vinto quel bando, partecipa a quel bando, no? Chi va a scuola sa come funziona questa cosa. E veniamo a quelli che sono i patti educativi. Patti educativi che adesso hanno anche la possibilità di essere realizzati grazie a una legge del 2020, che succede nei patti educativi? Che spessissimo sono formali, cioè sono una scuola che dice, bene, io apro la mia scuola, tu sei il terzo settore, tu sei un altro, facciamo un patto tra di noi, ecco, facendolo molto in fretta giustamente per risolvere tanti problemi, quindi è chiaro che quello che succede è perché in questo momento non abbiamo altre soluzioni, quindi ci vuole tempo per cambiare, non si può cambiare subito, però dobbiamo avviarci. Allora, che cosa significa mettere intorno a un tavolo persone che realmente vogliono considerare un patto educativo? Vogliono considerarlo in termini di coprogettazione, non in termini che devo firmare, in termini di immagine di persone. Federica prima diceva, noi il capitale umano, di chi stiamo parlando? Siamo intorno a un tavolo per... Allora, intorno al tavolo mettiamo il servizio sociosanitario, il municipio, diciamo, il rappresentante delle istituzioni, il dirigente o la dirigente, il docente referente del territorio, che ancora non esiste, però alcune scuole lo stanno provando e funziona tantissimo, il referente o la referente del territorio, che in genere è un docente che praticamente lavora quasi per volontariato, perché c'è un problema di tempo dei docenti, si dice che i docenti non fanno questo, non fanno quello, ma qua il problema è: ma perché devono fare volontariato? Perché devono incontrarsi tra di loro a gratis, perché questo è quello che fanno. Voi sapete che i docenti di scuola superiore non hanno la possibilità di fare un incontro che non sia il consiglio di classe, trattasi di 3 volte alla settimana. Se vogliono parlare tra di loro, devono rubare, per parlare dei ragazzi, per parlare di quello che devono fare, devono rubare delle ore qua e là. Questo è folle. Quindi ci sono delle cose che si possono già fare, mettiamoci tutti intorno al tavolo, altre cose che hanno bisogno di una legislazione, così com'è oggi il contratto è un problema. Quindi mettiamoci tutti intorno al tavolo, abbiamo detto sociosanitario, istituzioni, docente referente, dirigenti, studenti e studentesse nel caso delle superiori, terzo settore, incardiniamo la scuola nel suo luogo, le scuole e non una scuola sola con tutte queste persone intorno, le scuole, incardiniamole, siamo intorno al tavolo e che stiamo facendo intorno a questo tavolo? Ci stiamo difendendo i nostri posti? Tu municipio, portami, aggiustami le finestre, tu terzo settore, portami questo progetto, io terzo settore dico, eh no, il mio progetto è questo, è gratis, dai, prendilo. Facciamo questo? Se lavoriamo a questi tavoli con questa immagine, cercando di fare una checkbox, abbiamo fatto l'incontro, questo non funzionerà, non funzionerà assolutamente. L'unica immagine che possiamo avere con quel gruppo di persone che lavorano è lavorare per un'immagine complessiva di quelle persone che stanno per costruire. E quindi c'è bisogno di avere queste persone che lavorano insieme, che si incontrino spesso, perché questo è un altro problema. Il dialogo, c'è poco dialogo perché c'è poca possibilità di incontrarsi.
come farlo, come ogni dirigente possa permettere che le proprie docenti partecipino a questi incontri, questo c'è da capirlo, non c'è la soluzione su come farlo. Però quello che è chiarissimo è che queste persone debbano incontrarsi e immaginarsi. Come possiamo fare affinché si possa lavorare insieme? Questa è la domanda che io lascio e che spero che le esperienze che qui porteranno, sono sicuramente esperienze positive, purtroppo non sono sistematiche, non succedono in tutte le scuole. Cioè qui oggi vedremo delle esperienze che sono delle perle, ce ne sono diverse in Italia, ma sono delle perle. Noi invece dobbiamo fare in modo che questo sia sistematico, cioè che succeda sempre, che tutte le scuole, io non devo avere una fortuna perché partecipo alla scuola X e quindi dico mio figlio è lì, evviva, no? Evviva, ho quella maestra lì, evviva! No, dovrebbe essere normale che tutti i bambini e le bambine abbiano la possibilità di partecipare, di essere felici, di stare in una scuola dove sono considerati persone e dove stanno crescendo, sviluppando il proprio talento di cui tanto si parla, ma anche soltanto le proprie relazioni, il proprio immaginario, e che non sia soltanto il fatto che diventino dei lavoratori, delle lavoratrici tecnici, parcellizzati, ma che abbiano la possibilità invece di avere un dialogo continuo nella scuola con tutte le figure e anche ovviamente i genitori nel rispetto dei ruoli di ciascuno. Ecco, questo è quello che lascio e come fare questa, rendere sistematico tutto quello che racconteranno adesso di bellissimo, di esperienze bellissime, abbiamo incontrato veramente esperienze meravigliose. Ecco, questa. Grazie Annabella, lasciamo pure con l'altro. Grazie Annabella. Allora, giustamente appunto, adesso io chiamerei subito come prime relatrici di questa tavola Claudia Regazzini, che è la dirigente dell'Istituto Comprensivo De Gasperi del Municipio 3 di Roma, e Marina Olivieri, che invece è docente di una scuola di Milano, del Municipio 3 di Milano, proprio perché da questa introduzione, da questa aspirazione che ci ha disegnato Annabella, vorremmo adesso scendere un po' sul terreno e capire attraverso queste due esperienze che stanno andando in questa direzione, stanno cercando di andare in questa direzione, cosa si riesce a fare con l'attuale legislatura, con l'attuale possibilità che viene messa proprio in campo nelle scuole, e cosa invece si ha proprio difficoltà, perché le scuole sono autonome, però ovviamente appunto tanto in questa autonomia, come diceva Annabella, un genitore, io in questo caso parlo da genitore, può essere fortunato o non fortunato, cioè può capitare nella scuola della dirigente illuminata o addirittura nella scuola con una maestra illuminata che al di là delle possibilità si ingegna per andare in questa direzione e offre il più possibile, ma posso anche capitare invece in una situazione dove si fa il minimo che posso, perché giustamente, come dice Annabella, il contratto non mi chiede non mi riconosce di fare di più e mi limito a fare quello che mi viene chiesto da programma, che adesso non è più il programma, però poi alla fine nell'esperienza dei genitori ci troviamo di fronte ai programmi. E, per cui ecco, lascio la parola a voi per capire insomma quello che già si può fare e quello che invece proprio necessita di appunto poi rivolgerci alle istituzioni per poter fare dei cambiamenti che possano andare in questa direzione. Claudia? Paola? Marina, scusa. Buonasera, buongiorno a tutti. Allora, io sono Claudia Regazzini, neodirigente scolastica, maestra per 30 anni e lo dico con grande entusiasmo, diciamo. Quello che mi ha sempre personalmente animata è proprio questo, l'entusiasmo, perché secondo me fare gli insegnanti è il lavoro più bello del mondo.
perché appunto si ha a che fare con non capitale umano, una cosa molto economica, capitale, mi fa pensare all'economia. Si ha a che fare con persone con le quali si cresce insieme. Io ho sempre detto ai miei alunni che noi seguiamo questo percorso, no? Siamo nel nostro treno della vita, abbiamo dei vari momenti di incontro, no? Nel nostro treno salgono e scendono persone e in vari momenti della vita, e poi si possono anche rincontrare a distanza di tempo. Il fatto è che incontrarsi con gli altri vuol dire poi crescere, cambiare, rinnovarsi. Ed è questa la scuola in cui io credo, in cui ho sempre creduto e anche adesso da dirigente scolastica, è quello che porto avanti. E con il mio collegio docenti, che devo dire è molto attento a questo aspetto, perché indipendentemente io sono incomprensivo, ma non vuol dire l'età dei bambini, anzi forse più sono piccoli e più c'è da lavorare, perché appunto sono, io ho sentito varie cose, no? Che avete detto, infatti mi ero preparata una cosa ma invece la sto capendo totalmente, perché poi è questo, che la scuola è questa, non esiste programma, molto spesso si va con l'intenzione di fare una cosa, si va in classe, succede un qualcosa, oppure che ne so, l'alunno che ti viene a dire che è successa una determinata cosa, nel bene e nel male, e da lì tu cambi e inizia magari un momento per approfondire, per riflettere. Di vedere romantica, ma in realtà no, perché diciamo sicuramente c'è la passione, dietro all'insegnante, cioè chi fa l'insegnante ha la passione per fare l'insegnante. Se avete esperienza di insegnanti che magari lo sono meno, è perché magari per qualche motivo si spenta un po' questa luce, che va comunque rianimata. Innanzitutto rianimata da chi dirige, perché è un po' la persona che assieme lavora. Io faccio parte, mescolo un po' di cose, però in realtà fanno tutte parte di quello che vi volevo dire. Non voglio parlare di comunità educante, eccetera, perché comunque lo sappiamo, noi siamo una comunità, la scuola è una comunità, è una delle agenzie educative, queste sono teorie pedagogiche, sono parole. Di fatto che succede? Siamo a scuola, insieme, cresciamo insieme, lavoriamo assieme, lavoriamo con le famiglie, lavoriamo con le istituzioni, lavoriamo col municipio, col comune, con il ministero, con tutte le altre associazioni che comunque sono intorno a noi, e lavoriamo in rete tra noi. La mia scuola fa parte di una rete di 35 scuole in tutta Italia, rete Dialogue, che porta avanti il discorso del dialogo intergenerazionale, quindi si occupa della, diciamo, della cittadinanza globale, diciamo di una cittadinanza attiva, di obiettivi di sviluppo sostenibili, ma si lavora insieme ai nostri alunni con, diciamo, dei programmi, dei percorsi di ricercazione e di sviluppo professionale e di lavoro insieme agli alunni attraverso anche delle metodologie innovative. Quando prima parlavi, no, di metodologie, ma ce ne sono tante. È molto, una di queste è triologica, dove praticamente è un modo per costruire anche un artefatto che poi può essere riconducibile, parlo con Paolo perché sa di che parlo, vero Paolo? Riutilizzabile dalla comunità. E questo ad esempio è un modo per lavorare per e con la comunità. La comunità che è dentro, fuori la scuola, intorno a noi. Quando si forma una classe, l'insegnante fa parte della classe, fa parte del gruppo e ha la finalità di creare proprio il benessere reciproco, perché si lavora male quando si dà a fare una cosa che non piace, una cosa che si deve fare per forza, e si fa star male chi abbiamo di fronte a noi. Invece lavorare assieme. Io ho sempre avuto, ad esempio, classi con i tavoli a ferro di cavallo, dove praticamente è più conviviale, si sta più insieme e c'è il modo proprio di conoscerci meglio, perché molto spesso è proprio la mancanza di conoscenza
che crea poi la distanza tra le persone. Consideriamo anche che questi 2 anni di pandemia, che hanno determinato un ovvio e non logico distanziamento, hanno creato l'allontanamento, che è la cosa tragica in cui vive tutta la società di adesso, non solo le scuole, ma anche la società intorno a noi. Assistiamo a gente più rabbiosa, più ostile, non c'è la comprensione verso l'altro, non c'è proprio l'avvicinamento, perché c'è stato l'allontanamento. Quindi noi adesso è questo che dobbiamo fare, riavvicinarci. Soprattutto i ragazzi, i bambini di questa età, ma anche i ragazzi più grandi, che la socialità per loro e per tutti noi, ma in particolare diciamo in queste fasce d'età, è l'elemento più importante per la crescita. È stata negata da fattori ovviamente emergenziali, assolutamente. Quindi bisogna riappropriarci di questa vicinanza, per ricreare quei gruppi, diciamo, quel gruppo dove si crea, diciamo, questo percorso assieme. Io, anche anni fa, insomma, quando con le mie classi passate, ho avuto modo di conoscere Michelangelo Pistoletto, un artista molto importante, che sostiene il Terzo Paradiso. Terzo paradiso, immaginate il simbolo dell'infinito, e al centro c'è un altro cerchio. Nei due estremi dell'infinito c'è io e tu, al centro c'è noi. E questo è importante, perché io e tu siamo noi. E noi cresciamo insieme e andiamo avanti. Questa è la scuola. È la scuola, è anche la comunità. Per cui ho la fortuna adesso di poter, diciamo, seguire questo percorso con i miei docenti, con i miei alunni, perché sono sempre i miei alunni, sono bambini dai più piccoli. Io ho visto comprensivo i 3 segmenti di istruzione: infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Rilevo soprattutto nei più grandi questa necessità di stare assieme, questo periodo che è mancato e che li ha fatti allontanare, tant'è che faremo un ballo di fine anno per le terze medie. Però, insomma, a parte questo, quello che è importante non dimenticare mai, indipendentemente dai contratti, eccetera, perché noi questo lavoro l'abbiamo fatto proprio per scelta e non andiamo a vedere se faccio l'ora in più o l'ora in meno, ma quello che faccio, perché noi abbiamo un ruolo fondamentale. Calcolate che tutti coloro che sono il futuro, non mi ricordo delle due parlavano, che la costruzione, noi siamo, cioè nelle scuole c'è il futuro, futuro idraulico, futuro astronauta, futuro premio Nobel, futuro presidente, passa dalla scuola, e quindi noi dobbiamo tenere conto e contezza di questo. E a seconda dell'età, perché ovviamente ogni età ha la sua esigenza, certo, i bambini dell'infanzia hanno delle esigenze, così primaria, così secondaria di primo, di secondo grado, università, ovviamente, sempre però, non, cioè sempre considerando che siamo noi, un noi, e quindi condividere assolutamente è la base di tutto. Se voi venite alla mia scuola, io la presidenza è sempre aperta, non devono prendere appuntamenti, chiunque può venire in qualsiasi momento, perché è importante il dialogo. Molto spesso dialogare fa sì che non si prevengano le tensioni e i conflitti. A volte senza il dialogo si arriva, no? Ognuno nella propria posizione, il famoso bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, ecco lì che poi crea delle grosse problematiche. Quindi bastano anche piccole accortezze, la sensibilità, la voglia di fare, di stare assieme, perché comunque c'è tanto potenziale nelle scuole, dei docenti, i dirigenti, perché no, e le varie agenzie educative. Dobbiamo solo coglierle. L'importante è crederci, perché comunque se non si crede nelle cose non si portano avanti, assolutamente. E guardate che si possono fare, faccio un esempio, mi è capitata un'alunna, di cui non faccio il nome ovviamente, della scuola secondaria,
A un certo punto aveva deciso negli ultimi mesi di non voler andare a scuola, non si sapeva, la mamma era disperata perché tra l'altro era una ragazza che era molto, molto brillante, non sei riuscita a capire, è stato attivato lo sportello psicologico, lei di tutto e di più. Anche la mamma è venuta e ha detto me la porta qua, quindi con un escamotage perché ovviamente non sarebbe mai venuta, no? Me l'ha portata, abbiamo parlato da sole per almeno un'oretta. Beh, la ragazza non ci è ritornata a scuola, ma dopo una settimana è venuta, ha preso la ragazza un appuntamento con me, mi ha detto insomma se poteva venire, e mi ha ringraziata. Io non ho fatto niente, l'ho solo ascoltata. Quindi cominciamo dall'ascolto, che è la migliore terapia. Se ci ascoltiamo, ci capiamo, e quindi nasce anche il dialogo e nasce anche la conoscenza reciproca. Grazie Laura, passo subito la parola a Marina. Allora, grazie, io starei qua ad ascoltare parecchio, ma mi tocca dire. Innanzitutto, veramente, grazie per tutto quello che abbiamo appena sentito, ma devo anche ringraziare personalmente per l'invito. Un invito che è stato per me una sorpresa, non faccio ancora parte di nulla di definitivo, di programmato, se non appunto sono una docente ormai da parecchi anni della scuola superiore, insegno nel triennio ormai da più di una decina d'anni, insomma è da più di 30 anni che insegno a scuola superiore e prima scuola secondaria e secondo grado e prima secondaria di primo grado, quindi è una quarantina d'anni che ci sono dentro, e da quest'anno sono anche nel municipio, per cui ho questo doppio ruolo tuttora e anche il prossimo anno, piuttosto complesso da gestire come tempo, a proposito di tempo che è più volontariato che forse che non lavoro codificando. Per cui veramente un invito giunto un po' improvviso, ma che ha mosso dentro di me parecchio. E dato che noi stiamo parlando di scuola sconfinata, di una scuola che si prende cura di tutta la persona e quindi anche della parte emotiva, preferisco esplicitarlo subito che almeno mi tolgo il problema, non mi metto a piangere. No, preferisco dirlo. Così almeno so che l'ho esplicitata, non sembro matta. Io ho vissuto a Roma prima di essere a Milano una decina d'anni e per me è rimasta la città del cuore, per cui l'idea che come Municipio 3 avessero chiamato me, Annabella mi ha coinvolto a parlare a Roma, nel Municipio 3 di Roma, non abitavo qua da bambina, abitavo in altro quartiere più periferico, che quello è rimasto nel cuore e mi ha fatto essere quella che sono, insomma mi ha entusiasmato, anche perché in effetti al di là della mia esperienza personale ho proprio delle cose belle da dire, qualcosa che si può anche diffondere, qualcosa su cui molti possiamo puntare. Allora, dopo aver detto questo, che almeno mi sono liberato, doppio ruolo. Giustamente abbiamo parlato della scuola, io potrei parlare come docente, ma qui come docente di scuola superiore faccio molta fatica a parlarne, perché nella scuola superiore spesso, come diceva Annabella, troviamo ambienti molto depersonalizzati, troviamo strutture, tempi, poco rispettosi di quello che è la persona nel suo essere completo, poco rispettosi di quello che è umano dentro di noi. In particolare io insegno da più di 25 anni a un istituto professionale alberghiero, come tutti gli istituti professionali abbiamo un orario massacrante, c'è stato un periodo in cui i miei alunni facevano 40 ore di lezione più di quelle che sono in contratto di lavoro perché molte volte i contratti di lavoro arrivano a 38, anche gli operai, contratti di lavoro nazionali, i nostri 40 ore. Quel periodo veramente ci inventavamo di tutto per fare in modo che l'apprendimento in classe fosse
il migliore per non dare carichi ulteriori a casa, per fare in modo che davvero la scuola fosse vissuta bene. Ma proprio perché la struttura è quella che è, spesso a me veniva da paragonarla a un carcere, con degli orari, con non le sbarre, le porte che si aprivano a seconda delle campanelle, eccetera. La struttura è quella che è, la testa delle persone è quella che è, perché in effetti molti miei colleghi docenti arrivavano da esperienze completamente diverse, quindi soprattutto di materie base, che sono lettere, matematica, eccetera, che hanno parecchie ore anche nei professionali, arrivavano da esperienze liceali, dalla loro esperienza, non avevano mai visto com'è un professionale, quindi sbagliavano anche l'attacco con la classe dicendo devono studiare, devono studiare, ma non puoi farli studiare a casa, devono studiare qua. Insomma, per cui veramente io ringrazio questa mia permanenza in un quartiere di Roma molto diverso da quello dove poi sono finita a Milano, perché mi ha fatto comprendere molto di più quella che in gergo poi si dice l'utenza della mia scuola, e quindi mi ha fatto appassionare al posto dove sono, e mi è piaciuto tanto parlare di passione. La mia professione è tale perché io sono, provo passione per i ragazzi, altrimenti avrei fatto altro, veramente avrei fatto altro nella vita, e con altri risultati. E invece sono qui. Quindi a questo punto velocemente vado al perché sono finita in municipio. Vedete, il municipio non che ha gli arresti domiciliari, il municipio, ma ha i lavori del municipio. Proprio perché a scuola la difficoltà poi è riuscire a uscire da quelle barriere che ci autoimponiamo, imponiamo noi docenti, ma anche i dirigenti, tutte le volte che noi diciamo questo non ci compete. Di fronte ai miei ragazzi, spesso borderline, spesso che non dimostravano già allora, poi adesso, dopo il momento storico di pandemia, ancora di più all'aggressività che possono tirar fuori gli adolescenti, spesso si diceva noi non abbiamo gli strumenti per rispondere, per cui se ne deve occupare a qualcun altro. E spesso si arriva tuttora, perché non ho calcolato il numero di consigli di classe straordinari della mia scuola, io per fortuna è un po' di anni che riesco a evitarli, nel senso che come coordinatrice faccio in modo di non arrivare mai a quel punto, però consigli straordinari vuol dire che si sta per prendere un provvedimento disciplinare, provvedimento disciplinare che nonostante tutti i tentativi, perlomeno miei personali, di renderlo alternativo, in realtà è una sospensione. E dato che non ci si può prendere in giro, non è una sospensione con obbligo di frequenza, sono sospensioni molto forti, perché altrimenti tutto il consiglio di classe non ci sta più. E scoppia tutta quella che è la comunità educante. Però poi spesso io parlerei di capri espiatori, ma non voglio aprire tutto questo dibattito. Voglio dire che come insegnante veramente ero stanca del fatto di dire noi non siamo competenti, ci deve pensare la psicologa, ci deve pensare non so quale santo in paradiso, avrei potuto rispondere ai tempi. Adesso non rispondo più così perché magari ho trovato altre formule, appunto poi non arrivo ai consigli straordinari, però appunto io sono solo una docente, che meno come dei dirigente se ne vede tanti di queste realtà, ma perché non ha anche altri strumenti per evitarle. Non voglio fare un'accusa a quella che è la scuola, soprattutto un istituto professionale, il sistema professionale della nostra scuola, che non è più di 40 ore, ma 32, in cui ci sono materie da una sola ora in classe. Cosa può fare un docente in un'ora? Di fronte a una massa di adolescenti che non ce la fa più a reggere il sistema scuola. Basta, chiudo e vado invece su altro. Appunto perché per me la mia competenza, il mio non essere competente è reale, io spesso dico non sono capace, però sento che la necessità espressa, il bisogno espresso dal ragazzo, è una domanda di cui qualcuno si deve far carico, per cui è la comunità educante che se ne deve far carico. E, da tanto, nella mia scuola sono stata referente di vari progetti a diverso titolo.
per cui mi sono sempre occupata di trovare questi ponti, queste realtà che avrebbero potuto accompagnare i ragazzi anche fuori da scuola, accanto alla scuola, partendo magari dal semplice dopo scuola, ma non è un semplice dopo scuola, qualcuno che possa occuparsi del tempo fuori, in parallelo. E come tale ho fatto varie cose, insomma, per cui sono entrata a contatto molto spesso con il municipio e niente, a questo punto sono anche stata candidata per le elezioni, sono stata eletta all'interno poi tra i consiglieri municipali, sono stata anche eletta come presidente della commissione educazione. E a questo punto direi che posso parlare di cose molto più belle. Appunto delle buone pratiche, perché ho trovato già in atto qualcosa che appunto a Milano c'è già da tempo, cercare di rendere partecipi i ragazzi e le ragazze. Faccio solo un esempio, consiglio del municipio delle ragazze e dei ragazzi che vede coinvolti ragazzi appunto dagli 8 ai 14 anni, perché quarta, quinta, elementare, scusate se parlo con elementare perché è molto più veloce, prima, seconda e terza media, quindi tocca dire secondaria, primo grado, è così, primaria. Quindi questa fascia d'età vede già un essere protagonista attraverso questi consigli. Peccato che aspetta le singole scuole aderire, che le singole scuole facciano molta fatica, perché le maestre e i professori devono appunto trovare del tempo oltre il normale insegnamento, per cui sono bellissime esperienze, ma limitate. Belle esperienze perché ad esempio quest'anno hanno cercato di animare la giornata del gioco, i ragazzi, settimana dell'infanzia, diritti dell'infanzia, i ragazzi, le ragazze hanno prodotto delle idee, prodotto delle idee che sono andate proprio fuori anche dal loro confine, dalla scuola, insomma, facendo un piccolo murales, animando una piazza con i giochi, non vi parlo dei luoghi di Milano perché magari non li conoscete, però piazze che, magari, che sono in un progetto di riqualificazione del comune, insomma, delle belle sinergie. E oltre questo era già stato avviato nel nostro municipio il tavolo per la non violenza, di cui non parlo perché dopo ne parlerà l'assessore del municipio competente, perché appunto bisogna rispettare i ruoli, però essendoci già questa bella realtà è stato più facile inserirsi in qualcosa che era già stato predisposto e cercare di portarlo avanti. È un progetto molto ambizioso, un progetto molto lungo che non può essere risolto in poco e definito, anzi dovrà ancora camminare a lungo, che è l'osservatorio di contrasto alle differenti forme della violenza. Un osservatorio che era già nato, piccola parte, come osservatorio di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, quindi aveva già visto un tavolo di lavoro con i referenti scolastici, i dirigenti, anche gli esperti della TS, che è l'azienda sociosanitaria di riferimento, e abbiamo cercato però in questo caso di coinvolgere il più possibile anche le associazioni anche dei genitori che abbiano diritto di parola, associazioni che si occupano dei ragazzi anche fuori dalla scuola, e quindi abbiamo coinvolto il tavolo per la non violenza. Tavolo per la non violenza, e a questo punto il titolo contro il bullismo non ci bastava più, devo dire la verità, perché come ha detto prima, ormai stiamo assistendo a un mondo che diventa un mondo fatto da ragazzi e da giovani che vivono in una scuola democratica, perché assolutamente io appartengo a una scuola democratica che insegna non solo i diritti, ma il rispetto dei diritti degli altri, che insegnano i valori democratici, che vogliono dire non solo
appunto avere dei diritti, ma il dovere della solidarietà. La nostra Costituzione è così, quindi la nostra Costituzione già ci traccia un percorso non violento. Eppure noi abbiamo ragazzi che dopo 8-10 anni, anche ragazzi, proprio non c'entra niente il genere, ma è proprio l'atteggiamento, il comportamento, la testa che c'è dietro, che dopo 10 anni di scuola non hanno interiorizzato tutto questo, 10, 12, 13, quello che è, ma hanno interiorizzato la competizione, hanno interiorizzato il dover prevalere sugli altri, addirittura prevaricare, il dover sottomettere. Se sentite i ragazzi, il linguaggio degli adolescenti è veramente impressionante. Però come docente poi ci devo stare dentro, devo anche rispondere, magari con delle battute. Tornando all'osservatorio, il mio doppio ruolo si sente, scusatemi, per quello ho voluto esplicitarlo, si sente parecchio. Tornando all'osservatorio, è stato veramente importante cercare di aprire, di sconfinare anche lì, andare proprio in contrasto a tutte le forme di violenza. Una consigliera ha voluto proprio anche insistere sulle differenti forme, potremmo farne l'elenco, ma non è l'obiettivo fare l'elenco, l'obiettivo è invece proprio cercare di unire le nostre forze, fare in modo che gli stessi ragazzi si sentano fondamentali nella costruzione di un mondo nuovo, di un mondo umano. E un mondo umano è fatto di persone, persone che si rispettano, persone che collaborano per un bene. Per un bene che deve essere il bene comune, altrimenti qualcuno è vincitore e qualcun altro è sconfitto. Noi non vogliamo un mondo così, vogliamo un mondo di pari. L'ultima cosa, e poi chiudo, altre bellissime realtà di Milano, questo l'ora, stiamo andando avanti, bellissime realtà di Milano sono anche i vari, non solo i patti educativi, ma i patti di collaborazione sono ancora più veloci, che vedono ad esempio la presa in carico di una piccola cosa che può essere anche una viola fuori dalla scuola e quindi curata dalla comunità scolastica, curata dai ragazzi, dai genitori, proprio un'attività concreta che dà proprio la dimensione del fatto che noi non siamo solo testa, siamo un'unica cosa, che come persona ci prendiamo cura degli spazi che abbiamo. Chiudo perché ho visto l'ora e rilascio. Grazie. Video appunto dell'assessore politiche sociali di Milano che ci parla del tavolo della non violenza nel municipio 3 di Milano. Buongiorno a tutti e tutti, buongiorno agli amici di Roma, sono Filippo. Buongiorno a tutti e tutti, buongiorno agli amici di Roma, sono Filippo Rossi, sono assessore allo sport, alle politiche sociali giovanili e alla non violenza nel municipio 3 del Comune di Milano. Il tavolo della non violenza, che è una delle mie deleghe, è un'esperienza che il Municipio 3 è iniziata nel 2019, quindi poco prima del Covid, quando con grandi speranze abbiamo messo a terra un tavolo dove si sono riunite associazioni di vario genere per diciamo fare un percorso particolare. È stata fatta all'interno della Commissione Politiche Sociali ed Educazione e queste associazioni avevano, diciamo, l'ambizione di costruire un quartiere nuovo, delle relazioni nuove all'interno del proprio quartiere. L'esperienza è nata nel quartiere Feltre, che è uno dei quartieri più verdi e più, diciamo, belli anche del nostro municipio, e all'interno di questo quartiere si sono messi proprio in rete associazioni all'interno delle scuole. È un modo per collegare in rete appunto l'istituzione, le associazioni e i cittadini attraverso
dei percorsi che finiva, diciamo, terminano la propria, diciamo, il proprio agire nella settimana della non violenza, quindi nella prima domenica, nel giorno del 2 di ottobre, quando si ricorda il compleanno di Gandhi e viene festeggiata, diciamo, la giornata internazionale della non violenza. Vengono in realtà da un paio d'anni, a parte il Covid, abbiamo creato momenti di aggregazione e di sostegno alle realtà locali ed è stata un'esperienza che ha portato grandissimi risultati, proprio anche in termini pratici e concreti. E questo lega un po' anche l'importanza che l'istituzione sia promotore o promotrice di questa esperienza, perché l'istituzione, oltre ad avere l'ambizione un po' di fare rete tra le associazioni e quindi mettere virtuosi percorsi a disposizione di tutti, ha proprio anche la possibilità di farlo e quindi di concretamente operare sul territorio con queste azioni concrete, con questa settimana che in realtà poi dura tutto l'anno, perché per un modo o per l'altro ormai il tavolo della non violenza è diventato un grande contenitore di idee, per cui per ogni ricorrenza in realtà si producono delle iniziative o delle occasioni di aggregazioni, di riflessioni e di ascolto e di aiuto. Io ho proprio voluto la delega alla non violenza, un po' perché nel percorso che avevo fatto nei 5 anni precedenti, la consiliatura che è iniziata nel 2021, avevo visto questi ottimi risultati, ma poi proprio credo che la non violenza sia la miglior risposta a determinati interrogativi che proprio anche in questo tempo l'amministrazione è chiamata a rispondere. Mi riferisco alle grandi difficoltà anche che nel territorio si hanno dovute alla pandemia, ed è stata un'occasione anche di aiuto e di soccorso, il fatto di potersi comunque mettere in rete e aiutarsi vicendevolmente, e poi anche per esempio nei territori, nel territorio del quartiere Feltre, proprio ieri abbiamo inaugurato il tavolo del dialogo. E questo è un modo concreto di lasciare a disposizione un elemento sempre fisso nel giardino, è un tabellone dove viene spiegato qual è il modo giusto, il modo più virtuoso e non violento di approcciare una difficoltà, un litigio, un evento che può succedere. Ed è messo proprio a fianco a un tavolo dove i ragazzi si trovano per giocare, insomma, per passare anche le sere. Quindi è un modo per dire: noi ci siamo come Municipio 3, ci siamo come tavolo della non violenza, ed è un modo anche per farsi, per lasciare un qualcosa di positivo, un messaggio positivo. Io saluto tutti, vi ringrazio della possibilità che mi avete dato di potervi raccontare questa nostra esperienza. Saluto tutti anche a nome delle ormai quasi 35 associazioni che fanno parte del tavolo e che sono, lo ripeto, associazioni di genitori delle scuole, associazioni, diciamo, che operano in ambito culturale, in ambito sociale, in ambito dei diritti, anche in ambito di cura del territorio, quindi sono proprio tante e variegate. Si stanno preparando alla settimana di ottobre, alla settimana della non violenza di quest'anno, che verrà appunto festeggiata nella prima settimana di ottobre, con tantissime iniziative che verranno messe a terra, e magari pubblicizziamo anche un po' il sito, che così almeno ci guardano. Grazie a tutti e buon lavoro. Allora, io adesso chiamerei al tavolo Paola Ilari, vicepresidente e assessore alle politiche educative scolastiche del Municipio 3, e, per non lasciarla sola, la chiamo al tavolo anche Ludovico Ottolina come referente dell'Unione Studentesca. Paola, allora io quello che, come dire, ti chiederei è innanzitutto cosa si sta facendo già al Municipio 3, i progetti che avete. E poi si è parlato del fatto dell'importanza di mettere gli studenti, la partecipazione degli studenti al centro e prendere come loro indicatore il loro benessere, la loro felicità. Quindi come questi progetti vanno
in questa direzione, quali sono le difficoltà da affrontare, ecco. Allora, prima di tutto grazie a Federica Fratini per l'invito, Airone Festival per l'invito, all'autrice principale, mi sembra di capire, no? Di Scuola Sconfinata, io l'ho letto perché mi è stato inviato e sono abituata a leggere ciò che mi si manda perché sono una curiosa, non si può fare diciamo, l'assessore alle politiche educative senza leggere. Poi volevo salutare che è qui con noi anche l'assessore di questo municipio, perché questo non è il terzo municipio, anche se abbiamo questa joint venture bellissima con il terzo municipio di Milano, poi cercheremo come incontrarci e come arricchirci vicendevolmente, che è Paola Rossi, che è l'assessora del secondo municipio. Io sono assessora in terzo. E grazie a Paola anche di essere qui. E dunque, io che cosa vi racconto? Io vorrei partire, siccome appunto l'ho letto, dalla pagina 26 del libro in cui si dice se la scuola sconfina crea comunità. Sconfinare per la scuola significa valorizzare il proprio territorio e sviluppare l'interconnessione con le risorse presenti, con il municipio, le associazioni e il quartiere. Allora, ci tenevo a riprendere questa frase perché è proprio diciamo, quello che noi ci siamo insediati, voi sapete che Gualtieri, di conseguenza anche tutti i municipi, si sono insediati i primi di novembre e quindi da lì abbiamo cominciato a capire cosa avevamo intorno. Avendo la delega alle politiche educative, non potevo, proprio per conoscenza, io sono una cittadina di quel municipio, quindi conoscevo già le situazioni, però l'umiltà, è sempre fondamentale. Prima si parlava d'ascolto, l'ascolto, l'umiltà, la capacità anche di cambiare i propri programmi quando, lo diceva prima la professoressa Ragazzini, no? Quando si incontrano delle cose diverse rispetto a quello che uno aveva o potesse immaginare. Ecco, e allora io a un certo punto, facendo l'assessore, ho girato le scuole, ho parlato con le dirigenti scolastiche, con le docenti. Sono andata ad ascoltare i ragazzi quando hanno occupato le scuole perché mi sembrava giusto, nel senso dopo 2 anni di pandemia, con tutte le difficoltà che i ragazzi, che gli studenti hanno incontrato. E niente, il problema che ho riscontrato più grande, prima di tutto, era la non comunicazione tra le parti. E soprattutto ho riscontrato questa grande fragilità di tutti. Guardate che la fragilità non è solo dei ragazzi, la fragilità è anche dei genitori. Perché il grosso del problema oggi sulla fragilità dei ragazzi, delle bambine, dei bambini, degli studenti, questo chiaramente questo argomento io l'ho approfondito a lungo con gli psicoterapeuti, con gli psicologi, io non lo sono, quindi ho ascoltato. È la grande crisi del modello genitoriale. C'è un modello genitoriale in profonda crisi, un modello genitoriale che va supportato e aiutato, perché se noi aiutiamo i ragazzi e non parliamo naturalmente di tutto il contorno che hanno intorno, non riusciamo ad ottenere l'obiettivo principale. E allora che cosa abbiamo fatto? Noi pensavamo che fosse necessario, lo diciamo anche con l'assessora del comune, l'assessore Pratelli, che ci piacerebbe poter avere delle scuole aperte, delle scuole riferimento in ogni quartiere. Abbiamo pensato, insieme al presidente del municipio, insieme agli altri componenti, che però per arrivare all'obiettivo delle scuole aperte, quindi della socializzazione, dell'incontro, della cultura, fosse necessario mettere in rete le varie parti e creare proprio una comunità educante, inclusiva e solidale, ispirata naturalmente alla pace, alla non violenza, all'amore e non all'odio,
Perché oggi il problema, lo diceva prima l'insegnante dell'Americo Vespucci, la presidente della commissione anche del Municipio 3, il problema oggi è anche i modelli culturali offerti durante questi ultimi 30 anni alle nuove generazioni, anche l'aspetto social, no? L'aspetto social sicuramente arricchisce molto perché rende più vicino tutto e mette tutto più in collegamento. Però ha una, come dire, una propensione all'aggressività che in realtà nella relazione personale non c'è. E quindi niente, quindi bisognava inventare tutto. Allora noi abbiamo pensato che prima di arrivare a scuole aperte si dovesse mettere in rete una comunità educante. Però, guardate, una comunità educante non solo col mondo adulto, ma con gli studenti come attori e come soggetti. Vi ho detto, sono andata a trovarli e ho trovato, quando loro hanno occupato le scuole, sapete che le scuole superiori non sono di competenza del municipio, no? Perché in realtà le scuole superiori dipendono dalla città metropolitana, dal MIUR. Però i municipi sono l'ente di prossimità, cioè l'ente che in realtà è l'istituzione che tutti i cittadini e le cittadine, ma in primis i ragazzi, vedono più vicino a loro. Quindi noi abbiamo pensato il giorno in cui i ragazzi hanno occupato che era giusto andarli ad ascoltare. E le loro rivendicazioni erano tutte molto giuste, non erano così rivoluzionarie e così assurde come quello che si possa pensare, al di là del fatto che volevano appunto delle sedi più accoglienti, più belle, più vivibili, lo sportello psicologico, perché in primis gli studenti sentivano questa fragilità, questa difficoltà. I consultori, la possibilità, cioè insomma è venuto fuori un mondo da prendere come patrimonio. Quindi noi abbiamo fatto, stiamo creando un patto educativo territoriale che prima la dottoressa Coiro definiva freddo. A me non sembra che quello che noi stiamo costruendo è una cosa fredda. Nostro no, sicuramente. Non mi sembra perché noi abbiamo parlato con le dirigenti ci hanno esposto quali sono i loro valori aggiunti e le loro problematiche. Abbiamo incontrato gli studenti e ci hanno dato il loro pezzetto di programma e il loro patrimonio. Abbiamo parlato con la consulta della disabilità. Noi nel nostro municipio abbiamo la consulta della disabilità perché, guardate, non lasciare, cioè abbattere le diseguaglianze, soprattutto in un momento come questo, vuol dire anche non lasciare nessuno indietro e non lasciare indietro neanche i ragazzi disabili, no? Per esempio, negli incontri con i dirigenti emergeva un aspetto. Voi sapete che sulla disabilità c'è tutta diciamo, una tematica un po' particolare, nel senso che c'è il famoso obiettivo, progetto del dopo scuola superiore e spesso i genitori non sanno quale percorso costruire e quindi pure quello poteva essere un tema su cui nella coprogettazione di tutti quanti insieme si potesse intervenire. E poi c'era il problema che pure nelle scuole superiori magari non c'era un sufficiente orientamento e quindi magari i genitori o le stesse dirigenti degli istituti comprensivi orientavano i ragazzi disabili su una o due scuole rispetto a tutte le altre scuole superiori del territorio. Quindi anche questo era un motivo su cui dover lavorare. Ecco, allora, abbiamo incontrato, le nostre tappe sono state molte, abbiamo incontrato gli studenti, i dirigenti, i genitori, perché noi abbiamo una rete dei genitori consolidata dove ci sono i presidenti e i vicepresidenti di tutti i consigli d'istituto, di tutti gli istituti comprensivi e delle scuole superiori. Quindi abbiamo ascoltato anche i genitori, abbiamo ascoltato il terzo settore chiaramente ci hanno detto tutti i progetti che erano in campo, ma questi progetti in campo chiaramente spesso non arrivano agli dirigenti, non arrivano ai genitori, non arrivano agli studenti, perché? Perché la rete è fondamentale. Cioè, e quindi ancora di più la convinzione di creare una comunità educante, compresi gli studenti, che possa essere in rete.
E poi chiaramente ci siamo resi conto che questo patto educativo che il MIUR durante la pandemia ha spinto molto in alcuni territori per abbattere un po' la dispersione scolastica. I dati, non so se avete visto i dati di NET, sono impressionanti, parliamo dell'Italia, parliamo di Roma, cioè sono impressionanti. Però noi abbiamo pensato che il patto educativo dovesse essere invece un patto complessivo sull'abbattimento delle disuguaglianze e come dire, un consolidamento e un superamento di qualsiasi tipo di fragilità, tutti insieme, tenendosi per mano. Cioè il terzo settore, che comunque ha già dei progetti in atto, ma che deve, anche il terzo settore deve comunque adeguarsi, noi questo abbiamo detto, siccome siamo qui per dialogare, anche i progetti che vengono al terzo settore, ci sono tanti finanziamenti, loro ci spiegavano appunto che spesso i soldi non vengono canalizzati bene, ce ne so, non è vero che non ci sono i soldi, diceva il terzo settore, vanno canalizzati. Se vanno canalizzati, però un patto educativo territoriale in cui si fa coprogettazione deve servire proprio a anche ad essere da stimolo al terzo settore per poter in qualche modo mettere in atto una progettualità che possa servire all'intera comunità. Noi, per esempio, abbiamo un territorio come municipio, il nostro è un municipio molto grande. Il nostro municipio, considerate che ufficialmente fa 207.000 abitanti, e però ufficiosamente sappiamo che sono 235.000 circa. Quindi è un municipio che ha dei quartieri residenziali e delle periferie. Ci sono 104 scuole più le scuole superiori, che mi sembra siano 8 o 9, adesso non le ricordo tutte, quindi è un territorio molto complesso. Quindi chiaramente noi ad oggi che cosa vogliamo fare? Vogliamo essere come municipio diciamo, l'ente che riesce a mettere in rete e a far creare dei vasi comunicanti a tutte le istituzioni, tra tutti i cittadini del nostro territorio. Ci riusciremo, non ci riusciremo? Noi adesso abbiamo, per esempio, il 13 di giugno abbiamo l'appuntamento laboratorio, perché fino adesso abbiamo fatto tutti incontri separati, in cui ognuno ha espresso quelle che erano le proprie esigenze, le proprie fragilità e i propri valori aggiunti. E noi abbiamo naturalmente verbalizzato tutto, scritto tutto, raccontato nei vari incontri quello che abbiamo fatto. Ora però è momento di lavorare insieme e quindi il 13 giugno noi abbiamo naturalmente individuato quattro tavoli nello stesso palazzo municipale dove si siederanno tutte le parti. Ogni parte sceglierà a quale tavolo volersi sedere. Ma chiaramente i tavoli si troveranno nello stesso tavolo gli studenti, la dirigente, il terzo settore, il parroco, perché le parrocchie sono state fondamentali in questo lavoro che noi abbiamo fatto. E noi per fortuna abbiamo dei parroci molto progressisti e molto illuminati, sottolineo, molto vicini a Papa Francesco, ce ne sono tanti, un po'. Quindi conservatori sono un po' meno nel nostro territorio. E i parroci ci hanno raccontato anche dei ragazzi, perché loro non ne vedono tanti, ci hanno raccontato molte, molte cose. Molte le sapevamo già, perché chiaramente è chiaro a tutti che la pandemia è stata un problema serio per le nuove generazioni. Quindi le nuove generazioni non solo vanno aiutate perché la scuola va trasformata e la scuola, come è scritto nel libro, deve essere sconfinata. Ma le nuove generazioni vanno aiutate soprattutto perché la pandemia ha causato fragilità, l'autolesionismo, moltissimi casi di autolesionismo, il suicidio, sì, avviene, tanti casi di suicidio fin dalla seconda e terza media, disturbi alimentari, questo è la scuola oggi. E poi in una società che dopo aver visto la pandemia vede messa in campo l'odio della guerra.
Ecco, questo chiaramente, e cosa possiamo dare, quale messaggio possiamo dare ai nostri ragazzi se non quelli, teniamoci forte, non lasciamo nessuno indietro, diteci quello che secondo voi è importante per poter camminare insieme. Sì, bisogna camminare insieme, tutti insieme, creando non una sola comunità educante, ma prima di tutto una comunità territoriale solidale, perché soltanto mettendo al centro la solidarietà si può vincere. Prima si parlava di noi, ma nessuno vince da solo, si vince solo sempre ed esclusivamente tutti insieme. Adesso c'è un intervento video. Ma è possibile anche dal pubblico qualche intervento? Sì, finiamo interventi, ci sarà ancora un intervento video di Ludovico e poi ci sarà il dibattito. Anzi, è auspicabile il dibattito. Purtroppo Carla, che è presidente del comune di Roma, non... oggi ha avuto un problema con la mamma. Scusa, presidente, sono ovviamente la commissione scuola, sì. Ho avuto un problema con la mamma e alla fine ha mandato il video. Buongiorno a tutti. Ringrazio prima di tutto per l'invito a questo importante festival. Sono onorata di poter rappresentare Buongiorno a tutti. Ringrazio prima di tutto per l'invito a questo importante festival. Sono onorata di poter rappresentare la Commissione Scuola di Roma Capitale in questa sede così importante e porto i saluti del sindaco Roberto Gualtieri. Ci tengo però a dare un contributo e mi scuso se non riuscirò ad essere in presenza, partecipando ai vostri lavori attivamente, che comunque seguirò nel migliore dei modi possibile, ma ci tenevo particolarmente a dare il contributo alla riflessione che il festival ispira e la base della discussione che esso ci propone, cioè il tema della felicità, prima di tutto. Ritengo che questa sia una delle fasi storiche in cui la questione dell'intelligenza emotiva e il benessere dei bambini e delle bambine, fino ad arrivare chiaramente al benessere degli adolescenti, che tanto è stato minato anche dalla recente pandemia, sia uno dei temi su cui ogni livello delle istituzioni, a partire da quella scolastica, si debbano concentrare. Sono purtroppo sempre più frequenti e noti i fenomeni di abbandono scolastico, di ritiro sociale e di nuova dipendenza a cui i nostri ragazzi fin dall'età tenerissima sono esposti, con conseguenze gravissime non solo dal punto di vista della socializzazione, della formazione, dell'educazione, della partecipazione, ma soprattutto sotto il profilo della formazione del sé e quindi della conoscenza e del rispetto di se stessi e della capacità di maturare una personalità che sia in grado di orientarsi in senso armonico nella società in cui vive. Ritengo che uno sforzo che dobbiamo fare tutti insieme e penso che proprio questa occasione consenta oggi di fare una riflessione più matura sulle sfide che abbiamo di fronte, sia quella di abbandonare forse l'impostazione eccessivamente prestazionale a cui i nostri ragazzi, i nostri bambini e le nostre bambine, anche in ambiti scolastici, sono sempre più spesso sottoposti, per approdare invece a una nuova paideia, cioè a un'idea che poi è antica, ma che è anche più moderna, dell'approccio dell'intelligenza emotiva. Ormai tutti gli studi più recenti, a partire dalle neuroscienze, ma anche agli studi di psicologia, agli approfondimenti che anche università importanti nazionali e internazionali hanno prodotto rispetto a questo ambito, dimostrano che un approccio che sia empatico, rispettoso di sé, rispettoso dei tempi del bambino, non attento soltanto alla questione della misurazione contabile della propria capacità, ma anche accorto e rivolto alle capacità inespresse che l'infanzia può dimostrare nelle condizioni anche più complesse, sono in realtà forse gli ambiti su cui una scuola matura deve realmente misurarsi. Io penso che debbano promuoversi il più possibile tutte quelle nuove forme di partecipazione, di riflessione, di studio e di implementazione dei servizi educativi, che però
volga uno sguardo a un approccio che appunto custodisca il valore dell'intelligenza emotiva, della conoscenza profonda delle emozioni e abbandoni, come dire, almeno in parte, se non totalmente, un approccio totalmente prestazionale. Da questo punto di vista, penso che un'alleanza e quindi la capacità di fare rete, ed è il secondo aspetto su cui io sono a disposizione, la Commissione Scuola a disposizione per poter lavorare insieme, sia quello di costruire alleanze fra scuole, istituzioni, genitori e altre forme, diciamo, di realtà associative meno o meno che siano impegnate sul fronte della tutela e dello sviluppo di un'adolescenza e di un'infanzia consapevoli. Costruire queste alleanze potrebbe rendere l'esperienza educativa nell'infrastruttura sociale più importante che l'età moderna ha saputo maturare, cioè quella scolastica, sia il modo per poter rendere giustizia a quello che deve essere un percorso certamente educativo, certamente formativo, certamente di crescita, ma soprattutto un percorso che sappia coltivare gli aspetti dell'intelligenza emotiva, gli aspetti diciamo dei sentimenti più profondi, della capacità di relazionarsi con il prossimo e quindi di costruire una personalità che poi approdi all'età adulta, che sia una personalità matura, formata, responsabile, rispettosa di se stesso e degli altri. Quindi vi ringrazio e dal punto di vista, insomma, della Commissione Roma Capitale ribadiamo tutta la disponibilità al fianco delle realtà che oggi sono impegnate in questo importante dibattito in nome chiaramente della pace e della non violenza. Grazie. Allora, ultimo relatore, non per importanza, ma anche abbiamo lasciato la voce degli studenti alla fine proprio affinché potesse ascoltare tutti gli interventi e dirci, come dire, il punto di vista dello studente, come necessità e come voglia appunto di essere protagonista di questo cambiamento. Ciao a tutte e a tutti, grazie mille per l'invito. Mi scuso di non avere un intervento troppo preparato, andrò un po' a braccio, ma stamattina particolare. Quindi cercherò di tenere un po' quelle che sono sia le rivendicazioni, sia l'analisi, sia gli spunti che come Unione degli Studenti noi portiamo rispetto al tema della partecipazione, che secondo me è già un tema a cui io oltretutto sono particolarmente affezionato perché credo possa essere declinato veramente in molte maniere differenti. Spesso è la classica cosa che per chi non vive la scuola, che secondo me qua ce ne sono invece tanti che vivono la scuola, però per chi è all'esterno e non vive la scuola è la cosa che non vedi. Perché vedi il problema rispetto alla didattica, vedi il problema rispetto all'edilizia, vedi il problema, però poi non vedi quel filo che lega tutte quelle questioni, cioè il tema è io ho un problema rispetto alla questione X, l'importanza non è solo risolvere quel problema, ma con che processo costruisco per arrivare alla risoluzione di quel problema, soprattutto in un ambiente come quello che è la scuola. Nel senso che io ho la capacità, grazie alla partecipazione, grazie a questo elemento qua, di educare fortemente quello che è il ragazzo, la ragazza, poi io parlo soprattutto dei ragazzi e ragazze superiori, nel senso che sono un po' più vicini a me, ovviamente, però quella che è la ragazza e il ragazzo ha la possibilità effettivamente di trasformare, di avere un ruolo trasformativo sulla sua scuola, come potrà avere fra qualche anno all'interno della società, grazie a quelle che sono le istituzioni democratiche, grazie a quelle che le leggi che permettono la partecipazione all'interno del nostro paese. Io credo che quindi la partecipazione sia al centro di quelle che sono tutte le discussioni che ci dobbiamo fare. Per quanto riguarda la scuola, per quanto riguarda la comunità educante. E la partecipazione a me piace vederla spesso in una maniera che spero sia chiara a tutte e tutti, magari lo è solo a me, però come ognuno, ognuna, ogni studentessa, ogni studente diventa strumento per la collettività. E diventando strumento, e qua io sono molto d'accordo con quello che hai detto prima, si educa, nel senso che il piano è duplice. Noi abbiamo la studentessa o lo studente che diventa un qualcuno per altri e nel diventare qualcuno per altri diventa tantissimo in più per se stesso rispetto a quello che era prima, cioè coglie tutta una serie di valori, differenze che ha e che sono estremamente utili. Se
Se noi pensiamo agli strumenti, noi pensiamo a dover costruire una casa. Io credo che chiunque abbia mai fatto un lavoro manuale sa che non posso usare tutti gli strumenti per fare tutto. Ci sono degli strumenti molto utili per fare una cosa, degli altri strumenti molto utili per farne un'altra, e per costruire una casa serviranno tutti quegli strumenti. Io credo che la cultura non violenza parta proprio da questo, cioè da riconoscere la differenza come necessaria nella costruzione collettiva. E che non è scontato al giorno d'oggi, spesso viene dato un po' per scontato, però credo non sia assolutamente così. E spesso, se posso, mi ritrovo anche a criticare tutta una serie di esempi che evidentemente, poi ripeto, cioè questo è il centro del mio discorso, non sono quelli che si presentano oggi, è evidente che queste siano esperienze virtuose, però una serie di esempi in cui la partecipazione studentesca sia poi un po' un feticcio, cioè viene decantata e poche volte poi viene messa realmente in pratica. Oggi vediamo delle esperienze virtuose, però non è sempre così. E noi invece dobbiamo essere capaci di rivendicare, studenti come studentesse, come studenti neanche all'interno delle istituzioni, ma come sindacato, quello che faccio io, di rivendicare tutta una serie di luoghi differenti da riuscire a mettere poi in pratica realmente, rivendicandoli, scontrandosi anche spesso, scontrandosi sempre in maniera dialettica positiva, mai in maniera negativa, scontrandosi con quelle che sono le altre parti della scuola, che vivono la scuola e che non è che qualcuno ha più precedenza di altri, di altre. Magari qualcuno su alcune questioni ha più precedenza. Secondo me le studentesse e gli studenti devono essere messi al centro della capacità decisionale, perché questo li educa alla democrazia. Però questo vuol dire anche che educare alla democrazia vuol dire anche confrontarsi con quelle che sono le altre parti. E quindi anche questo, poi, secondo me, è una tematica centrale. Tutto questo ragionamento che faccio credo si ritrovi tanto anche sull'aspetto territoriale, che era quello che oggi vediamo anche di più rispetto appunto ai patti che si vengono a creare, e a come noi dobbiamo essere capaci di mettere al centro di questi patti la volontà di quelle che sono le persone che vivono la scuola tutti i giorni, quindi professori, professoresse, tantissime studentesse, tantissimi studenti, e noi dobbiamo anche prenderci carico, credo, della responsabilità che nel momento in cui, come organizzazione, ma non solo, che nel momento in cui abbiamo la possibilità effettivamente di incidere, lo si faccia con tutta la responsabilità possibile, con tutta l'analisi, la formazione che possiamo mettere in campo. Prima venivano citate la questione rispetto alle occupazioni, e io, cioè, apprezzavo la maniera in cui sono state citate, perché tante volte le occupazioni, soprattutto di quest'anno, sono state viste come negative, nel momento in cui le studentesse si prendevano degli spazi che non erano del tutto loro. Sicuramente c'è una serie di difficoltà sempre, questo, ma meno male che ci sono, le costruiamo e le abbattiamo insieme. Però è anche stata una presa di posizione forte la popolazione studentesca rispetto alla necessità che hanno di partecipare. Ce lo dobbiamo cogliere, insomma, l'intervento prima veniva detto tanto questa cosa, noi dobbiamo cogliere il fatto che forse questa responsabilità che io sto dicendo, di cui ci assumiamo tutte, ci assumiamo completamente, effettivamente se la vogliono assumere le studentesse e gli studenti, se più di 300 scuole nel paese sono state occupate, oltretutto, se posso, neanche senza una risposta spesso repressiva da parte delle istituzioni. E queste responsabilità noi le viviamo anche negli strumenti che proviamo a creare all'interno delle scuole, nelle sperimentazioni virtuose. Io voglio citarne un paio, giusto per non essere, cioè, troppo da meno, già lo sono probabilmente un po', però voglio citarne un paio che sono messe in campo, che secondo me sono molto molto positive. Un esempio che noi riscontriamo tanto come organizzazione è la distanza che trovano le studentesse e gli studenti rispetto ai processi decisionali che vanno a influire sulla didattica, che sicuramente è un elemento centrale del lavoro del docente, cioè si chiama così per questo motivo. Per esempio, noi ci immaginiamo una comunità educante che non è frontale, evidentemente la partecipazione, anche da quel punto di vista, magari può non essere decisionale, può essere consultiva. Ora arrivo con la proposta che abbiamo portato avanti in un po' di scuole, che alcune è stata anche approvata, deve essere centrale. La cosa che noi abbiamo messo in campo, vi faccio questo esempio, poi ovviamente ce ne sono tanti legati alla partecipazione, questo secondo me è particolarmente interessante ed è virtuoso, quello delle commissioni paritetiche. Commissioni paritetiche sono degli organi assolutamente consultivi in cui studentesse e studenti hanno la possibilità di confrontarsi
e elaborare anche una serie di proposte da formulare al collegio docenti. E il confronto, io ho sperimentato in prima persona questa formula, il confronto è molto spesso un confronto in cui lo scontro è al centro, perché spesso le divergenze tra studente, docente e anche tra studenti e studenti, docenti e docenti sono veramente all'ordine del giorno. Però se questo lavoro si fa costruito in modo preciso, costruito con attenzione, soprattutto con cura, una parola che veniva citata un po' di volte durante questa assemblea e secondo me è particolarmente importante, particolarmente profonda, però nel momento in cui viene fatta con cura il lavoro che mettiamo in campo all'interno della commissione paritetica, può sembrare veramente una cosa stupida e alla portata di tutti, la capacità democratica che si sviluppa all'interno dello studente evolve incredibilmente, perché ci ritroviamo in una situazione appunto in cui ci scontriamo con altre soggettività che la pensano in maniera differente rispetto a come la pensiamo noi, e siamo costretti in qualche modo a trovare una sintesi che non è per forza sempre un compromesso. Spesso è un qualcosa di più complesso che tiene dentro le posizioni sia i docenti sia gli studenti, e quando questa cosa si riesce a fare, poi se passa in collegio docenti, se non passa in collegio docenti, queste poi sono anche cose più tecniche, però quando questa cosa già si riesce a fare all'interno della commissione paritetica, si crea un legame e una complicità tra tutta quella che è la comunità educante all'interno della scuola, che è rivoluzionaria. Io la parola rivoluzione la apprezzo particolarmente, che è rivoluzionaria. Quindi noi dobbiamo avere la capacità anche di essere rivoluzionari, di aprire degli orizzonti di possibilità differenti rispetto a quelli che ogni giorno ci ritroviamo a vivere. E questa cosa si può fare e insomma va fatta sempre con al centro la parola noi. Queste in realtà sono un po' le considerazioni che venivano. Io spero di essere stato troppo lungo e volevo anche evitare di rubare tempo se poi ci sarà un dibattito e delle domande, quindi lascio la parola a chi deve parlare prima. Adesso il microfono è aperto, nel senso che il dibattito è auspicabile. Se ci sono domande precise per qualche relatore o relatrice, e commenti, altrimenti le faccio io. Chi deve parlare può venire qua, così evitiamo di portare in giro il microfono. Io chiedo scusa, devo scappare in municipio. Allora, salutiamo Paola Rossi e ci sentiamo presto. No, sono contenta perché parecchie delle cose dette io vieni qui, no, ci tengo perché vieni Paola. Paola, un minuto solamente. Paola è assessore al municipio 2 che ci ospita. Prego, può dire un attimo. No, in realtà io sono contenta perché questa cosa è importante, no? Questa condivisione fra municipi, perché in realtà è vero, siamo delle piccole città, perché anche noi abbiamo 190.000 abitanti. E quindi siamo delle piccole città, quindi non è facile governare da municipi, ma c'è una bella collaborazione grazie anche all'assessora Pratelli. Noi ci incontriamo spesso e condividiamo il lavoro che ognuno di noi appunto fa nei municipi. No, mi risolleva un po' perché in questo municipio siamo avanti, allora, perché io ho il consiglio dei bambini, ho il consiglio dei giovani, proprio lunedì ho un convegno perché facciamo un progetto ormai da 4 anni nei licei. Proprio perché è partito dalla sfiducia che i giovani avevano nei confronti delle istituzioni, sia come dire amministrative che scuola, nel senso in un incontro loro ci avevano detto che non sapevano perché venivano a scuola, avevano un po' perso ancora prima della pandemia, per cui abbiamo investito delle risorse con la legge 285, che sono delle risorse importantissime. Abbiamo un progetto da 4 anni che si chiama Futura, per cui proprio i ragazzi dei nostri licei si mettono insomma appunto a confronto fra di loro, fra i vari licei. Lunedì avremo un convegno proprio di chiusura, quindi su quello che uscirà fuori, perché io credo che la politica debba anche avere, come dire, una conferma di quelle che sono i propri input, cioè il mio committente è il cittadino, quindi io devo avere dal cittadino un quadro sulle esigenze, me lo posso immaginare. Io sono chiaramente, vivo in questo municipio, ho 2 ragazzi, uno frequenta il 4° liceo, soprattutto uno appunto che ha occupato scuola, quindi ho detto mi raccomando, mi infigurone l'assessore alla scuola, e scherzando gli ho detto non dire che sei figlio mio, sei figlio del tuo padre, perché praticamente in questa situazione non è bellissimo, no? Però il grido di dolore da parte dei liceali
io l'ho ascoltato, appunto ce l'ho in casa, ma anche se non ce l'avessi in casa è forte, perché io dico sempre che nella pandemia, diciamo, condannare un adolescente a stare a casa con i genitori è peggio della galera. Cioè, un bambino poi alla fine è contento di stare con mamma e papà, un 14enne, un 15enne, un 16enne non è facile. Hanno diverse difficoltà, quello che ha detto appunto Paola, la mia collega, è vero. Non sempre queste cose vengono prese, come dire, in carico dalle scuole, purtroppo, lo devo dire. Noi abbiamo dei licei bellissimi nel nostro territorio, ma sono estremamente competitivi. Per cui diciamo, la competizione purtroppo tralascia spesso invece i bisogni dei ragazzi. Io racconto una piccola cosa, forse una cosa personale, ma può essere chiara, appunto, a questo figlio adolescente che avrà chiaramente delle materie, insomma, a giugno, ma alla fine un insegnante la settimana scorsa, in un momento proprio di difficoltà e di non aiuto da parte di questo insegnante, mio figlio ha detto: professoressa, lei con me ha fallito. In un momento di difficoltà e di fragilità, lei ha preferito affossarmi invece di darmi la mano. Naturalmente, come dire, devo dire la sincerità, da genitore io in realtà sono stata orgogliosa, perché avrà la materia, sarà quel che sarà, però ha dimostrato con educazione proprio di fare quella, come dire, quella comunicazione con quelli che sono i docenti, perché spesso questo divario è tanto. È tanto, e non ci si accorge. Io lo dico in continuazione, appunto, nelle scuole, che bisogna, ragazzi, bisogna ascoltarli. Siamo a San Lorenzo le cronache ci raccontano fenomeni di malamovita, no, in tutti i modi, però il problema fondamentale è che noi ragazzi non li ascoltiamo e non gli diamo spazi. Nel nostro municipio ci sono 6 centri anziani, ma non c'è un centro giovani solo. Quindi io, da quando ho iniziato anche, appunto, il mio mandato, intanto ho messo in comunicazione i centri anziani con i giovani, nel senso, all'interno dei centri anziani si fanno progetti con i giovani, perché anche questo è bello, e poi ne stiamo per aprire altri 2. Quindi, insomma, diciamo che c'è tanto da dire, c'è tanto da parlare, però appunto mi sono sollevata perché effettivamente, come dire, di carne al fuoco ce n'è, di progetti ce ne sono, ma l'ascolto è la cosa principale, fondamentale, e noi abbiamo l'obbligo come amministratori di ascoltare. E quindi grazie, e scusate, devo scappare perché ho i centri estivi, appunto, da poter licenziare, quindi scusatemi. In futuro dove si tiene? Si tiene allo Scout Center a Piazza Bologna, diciamo. Scout Center a Piazza Bologna. Dalle 9:30 fino alle 2. Arrivederci, scusatemi. Grazie, grazie mille Paola. Io credo che sia estremamente importante condividere tutte queste esperienze, perché poi mettere l'esperienza a rete significa veramente arricchirsi delle diversità. Ora, domande. C'era una domanda lì. Potete venire qui per il microfono. La parola. Volevo dire a lui che rivoluzione deriva da rievoluzione. A me la parola rivoluzione non dà fastidio, se intesa come rievoluzione. Lo dico al microfono, un commento sull'etimologia della parola rivoluzione, che è rievoluzione, e ci piace questa annotazione. Prego, se vuole venire qui, perché allora, io sono un insegnante in pensione, resiliente, come si dice oggi, soprattutto preoccupato dalla condizione dei giovani, perché chi sta in mezzo ai giovani li vede soffrire. E io vedo che ancora non c'è una presa di coscienza, cioè l'opinione pubblica o ha rinunciato, cioè ha perso fiducia nella scuola, per cui trovano altre soluzioni. Il ragazzo addirittura abbandona, ma il paese sta scendendo verso il basso in maniera drammatica. Perché è inutile annunciare la pandemia e la guerra, ma ancora prima il paese era in sofferenza. Sono 20 anni che il paese è fermo. Fermo relativamente, perché la tecnologia è velocissima, al punto che rischiamo di diventare una colonia della tecnologia, cioè siamo eterodiretti. Perché, stranamente, mentre la tecnologia
cammina ad una velocità tale che non si dà il tempo di pensare, va tutto studiato. Noi non abbiamo più il tempo di riflettere e di pensare, e quindi siamo, stamattina mi ha colpito anche nella relazione che ho apprezzato, però manca la dimensione politica. Cioè, se la scuola è così, perché la politica non vuole una scuola che fa spirito critico, è inutile che ci dediamo, destra, sinistra, centro, la scuola deve formare persone colte, preparate, partecipi, se no la democrazia non vive. E in effetti, diciamo le cose come stanno, rivoluzionano, rivoluzionano, la democrazia a scuola non c'è. Ci sono le eccezioni, ma ancora il ragazzo va a scuola con la paura. Io abito a Cinecittà Est, settimo municipio, 350.000 abitanti. Sono un mattiniero, la mattina passeggio mentre i ragazzi vanno al liceo e parlo con loro, voglio parlare con loro. L'ansia. Mi bocciano quest'anno, mi bocciano, chi glielo dice a mio padre? Ma uno può vivere, si sveglia la mattina con sto pensiero. Ma non è possibile che noi adulti rimaniamo inerti. Cioè, dov'è il ragazzo che l'ha? Bisogna fare la rivoluzione intelligente, ma bisogna farla. Oh, ancora ad oggi si parla dei beni, delle risorse che arrivano dall'Europa, e di che si parla? Degli asili nido, va benissimo. Anche se stiamo attenti che se la scuola non cambia, la scuola è una galera che modella. Cioè il ragazzino già a 2 anni lo modelliamo come ci pare, lo facciamo subito consumatore. Basta dalla mattina davanti alle edicole, i ragazzini tormentano i nonni perché devono comprare ogni mattina un gadget. Allora io adesso non voglio fare un discorso così, no? Però la situazione è gravissima. Per cui queste iniziative vanno moltiplicate. Io, siccome ho insegnato in tutti gli ordini di scuola, ma sono legato particolarmente al movimento di cooperazione educativa, a Mario Lodi, ho colto l'occasione del centenario della nascita per organizzare incontri nelle scuole, perché il ricordo di Mario Lodi ci fa parlare della scuola. Mario Lodi la democrazia la va applicata. Cioè lui, quando ha cominciato a insegnare, era stata appena approvata la Costituzione. I ragazzini vivevano, discutevano, parlavano, decidevano. Grazie mille. Ecco, se non mi prolungo così. Però ecco, cerchiamo di coinvolgere la stampa, la televisione. Cioè chiediamo che la televisione sia un servizio pubblico. Non è un servizio pubblico la televisione. Voglio dire una cosa sul libro. Sulla politica. Il libro in realtà vuole essere proprio una spinta alla politica. Il libro in realtà non è un libro di pedagogia, per chi l'ha letto l'avrà visto, non è un libro di pedagogia, non dà delle soluzioni. L'MCE fa parte anche del Lorenzoni, uno degli autori del libro, quindi l'avrà visto. È proprio, vuole essere un libro politico, cioè vuole direzionare, ma penso che Federica l'abbia detto proprio all'inizio, l'argomento principale è non vedere bambini e bambine, cioè le nuove generazioni, come capitale umano. Cioè quello che noi diciamo anche in pratica adesso sul PNRR, per esempio, verranno messi molti soldi sull'aspetto della tecnicizzazione dei ragazzi, del lavoro, sul essere super specializzati. Ecco, per noi quel tipo di denaro è investito male, perché viene investito su un argomento piccolo, stretto e soprattutto parcellizzato, perché diciamo c'era un articolo del 1895 di Corrado Ricci che diceva nella scuola, lui parlava del gioco, delle macchine, delle immagini, eccetera, e diceva ci hanno voluto dritti e seduti, perché questo volevano e questo hanno fatto, in silenzio, dritti, seduti, fermi.
Ecco, ci stanno sdraiando piano piano, no, ci stanno mettendo davanti un computer ad essere super specializzati. Quindi il libro in realtà vuole essere proprio quello, vuole essere dire stiamo pensando un'altra cosa. Quello che diceva Ludovico sulla partecipazione, sulla presa della partecipazione dei ragazzi, non possono farlo da soli, perché lei dice la rivoluzione, eccetera, non si può far da soli. È necessario un aiuto dall'alto, dalle istituzioni, come stiamo vedendo, dalle legislazioni. Noi abbiamo bisogno di legislazione per arrivare a sistematizzare, per non essere quello che diceva Federica, no? Lì ti va bene, dall'altra parte non ti va bene. E quindi per dare spazio ai giovani, ai ragazzi e alle ragazze, bisogna dargli spazio per poterlo fare. Loro devono prenderlo, i ragazzi e le ragazze devono prenderlo, ma gli adulti devono creare l'ambiente per dargli quello spazio, altrimenti non lo potranno mai prendere se non gli diamo quello spazio. Sull'argomento politico. Grazie, ma molto importante. Io invece volevo, prima che, perché Paola deve andarsene, però lei ha sollevato un tema molto importante secondo me. Allora, per creare questa partecipazione da parte dei giovani, dal bambino allo studente, ovviamente, come dice giustamente Annabella, gli va dato questo spazio. Però è ovvio che non c'è una vera e propria relazione paritaria, l'adulto è adulto, l'educante è educante, c'è comunque una differenza di esperienza che deve essere passata, accolta e al tempo stesso si ascoltano i bambini. Ora Paola diceva che viviamo una crisi del modello genitoriale. Io credo che questa cosa sia al centro, nel senso che questa crisi del modello genitoriale sia proprio un indicatore di questo passaggio che si sta dando nella società, dove ci si rende conto che i bambini non possono essere spugne, non sono spugne passive che noi dobbiamo in qualche modo modellare, ma sono appunto degli attori attivi. Però il genitore, giustamente, il genitore come anche tanti insegnanti, perché anche il ruolo dell'insegnante in questa relazione cambia, come tutti gli attori della comunità educante, devono appunto fare uno sforzo per ascoltare, essere empatico e al tempo stesso avere il loro ruolo. Allora io, Paola l'ha accennato, non so se ha delle esperienze da raccontare in tal proposito, o anche le insegnanti, Claudia, Marina, insomma, quelle che sono le esperienze, o anche dal pubblico giustamente, che in qualche modo raccontano di questo momento particolare che stiamo vivendo e appunto di come si affronta. Se vuoi venire qui Paola e chiunque voglia rispondere a questa cosa che secondo me è cruciale, insomma il ruolo, la relazione tra l'adulto e il giovane. Scusate, poi devo scappare perché i municipi vivono di emergenze, quindi mi stanno arrivando messaggi che sta scoppiando non la rivoluzione, che sarebbe una cosa bella, ma la terza, la quarta, la quinta, la sesta, crollano soffitti, vabbè. Comunque noi siamo forti, anche a questo porremo rimedio. Allora, no, questa cosa, c'hai delle testimonianze dirette? Allora noi tra i primi incontri abbiamo incontrato gli psicoterapeuti della ASL e quando chiaramente questo non era un incontro del patto educativo, era un incontro che facevamo io e l'assessore delle politiche sociali, Maria Romano, perché io volevo avere contezza di quello che l'ASL, gli spiegavo il concetto di patto e quindi chiaramente dovevamo metterci seduti, naturalmente loro dovevano mettersi a disposizione e volevo sapere se loro avevano contezza di quelle che erano le fragilità di cui mi parlavano le dirigenti, i docenti nelle scuole, cioè questa... dice, queste sensazioni, questo disagio che si era acuito con la pandemia. E loro mi hanno detto sì, con la pandemia si è acuito il disagio, perché chiaramente, come diceva prima Paola, pure mia figlia l'ha occupato. Cioè, no, non gli ho detto di non dire che ero sua madre, perché tanto del territorio mi conoscono tutti, quindi mi chiamavano i capi occupanti dicendo assessore, ma ci viene a trovare? Sì, mi vengo a trovare. Vabbè, al di là di quello, dicevo, nel momento in cui loro mi hanno detto guarda che Paola
Eh sì, è vero, ci sono tutte queste problematiche, queste problematiche si sono solo amplificate, ma erano precedenti. E allora volevo capire, perché chiaramente non sapendo volevo capire, ma e allora che pensate voi che siete professionisti? Pensiamo che è in profonda crisi il modello genitoriale. Ah, e perché è in profonda crisi il modello genitoriale? Perché poi mi sentivo pure da genitore un po', no? E mi ha detto no, perché sai, cioè, c'è un problema. I nuovi genitori, lui si riferiva naturalmente a una fascia di genitori, forse più, io ho 54 anni tra pochi giorni, forse ancora un po' più giovane di me, sono ancora adolescenti. E quindi questa, diciamo, questa loro quell'autorevolezza o comunque il riferimento che dovrebbero in qualche modo trasferire non viene trasferito. Ah, vabbè, però io ho detto, quindi possiamo fare qualcosa per aiutare i genitori? Dice sì, però c'è un altro problema, è che i genitori corrono da una parte all'altra della città e nelle loro problematiche che gestiscono da adolescenti, spesso non hanno tempo per ascoltare i loro figli. Quindi ritorna il tema dell'ascolto. E poi credo che le dirigenti scolastiche, le docenti su questo possono raccontare molto. Però il problema nasce da là, dall'ascolto dei propri figli, a partire dalle bambine e dai bambini, dal fatto che comunque il tempo che si dedica ai figli è importante, dal fatto che purtroppo, e questo lo dico con grande rammarico perché anche noi che facciamo politica siamo costretti poi a usarli i social, no? Non è che voglio, pure prima ho fatto una battuta sui social, non è che voglio demonizzarli, però spesso questa cultura dell'apparire, e qui potremmo naturalmente aprire un dibattito, in realtà penalizza quella cultura che per me è molto importante, che è quella dell'essere, e quindi su questo dovremo comunque sviluppare tante altre considerazioni. Grazie mille, grazie mille. Sono una balanzata, vieni. No, volevo fare intanto grazie del dibattito e di tutte le relatrici che sono intervenute, grazie ai relatori, insomma, grazie di tutto. Volevo fare delle domande un po' tecniche, proprio una a Marina. Volevo chiedere se prima lei ha detto che è riuscita ad evitare diversi consigli straordinari rispetto ad alcune situazioni problematiche. Volevo chiederle proprio con quali strategie, con quali strumenti, diciamo, quindi anche perché appunto può essere magari una pratica da esportare. E poi proprio anche com'era il rapporto tra il percorso sulla non violenza fatto nelle istituzioni e le singole scuole, cioè proprio come interviene nelle scuole, in che maniera anche qui proprio praticamente poi si realizza questo contatto. Una domanda volevo farla a Ludovico, se poteva dirmi come funzionano le commissioni paritetiche, se sono solo a livello di collegio docenti o anche ci sono esperienze di consigli di classe, e se vi sono rappresentanze rispetto ai diversi bisogni educativi, cioè se anche da parte degli studenti c'è un'attenzione nel cercare di rappresentare bisogni educativi differenti, penso in particolare Vestis. E poi invece in generale sull'ascolto, anche qui però, che non vuole essere un pretesto questo, però mi dico, ne parlava Annabella all'inizio, cioè di come alcuni docenti hanno un'ora sola
altri hanno classi di 27 o 30 alunni e alunne, questo rende difficile l'ascolto. E allora, considerando questo contesto che richiederebbe un intervento legislativo nel migliorare il contesto classe, però se nonostante questa situazione vi sono tuttavia delle strategie di ascolto a livello collettivo, quindi come classe, ma anche a livello individuale, per intercettare magari un ragazzo, una ragazza sta attraversando un momento di difficoltà, perché non avvenga quello di cui ci parlava l'assessora prima, cioè che quella mano non è stata data. Ecco, quindi magari proprio questo un po' a tutti e tutte, strategie di ascolto per entrare in questo contesto che non è ottimale, ma che non deve essere un pretesto per poi non farlo l'ascolto. Allora, se avessi la risposta non saremmo qua, perché non esistono risposte tipo ricetta a come affrontare le situazioni di disagio. A Milano un altro dei progetti che è partito, non è solo un progetto, consorzio, eccetera, si chiama QB, Quanto Basta. Il famoso Quanto Basta delle ricette di cucina, su cui poi tutti mi chiedono: ma sale, quanto basta mamma? Sono anche mamma. E dico: guarda, quello che basta non te lo posso dire, ti posso far vedere, ti posso far gustare. Sì, ma non è solo sperimentale, è proprio, sono tutti i sensi che concorrono a alla realizzazione della persona, per cui quella ricetta QB in classe ancora peggio, cioè non c'è, senz'altro una attenzione a quello che l'altro, come dicevamo prima, io lo chiamo l'altro, proprio l'altro da me, che mi fa essere anche quella che io sono, e quindi quello che poi diventa un noi, e avviene in classe, avviene appunto attraverso l'empatia. Ma è un'empatia che anche qua, fatemi scrivere libri, ma non serve a nulla, io preferisco vieni 5 minuti in classe e poi forse vedrai se in quel momento c'è stata, perché appunto è un quanto basta, ma non è detto che in quel momento funzioni. Come mettere, far bollire l'acqua, può essere a 80 gradi o 100 gradi, dipende da dove sei, quindi il quanto basta è proprio molto difficile da quantificare, è un'empatia che senz'altro si sviluppa a costo di una grossa dispendio di energie, bisogna stare attenti, bisogna prima di tutto tutelare quasi se stessi, perché in quelle situazioni chi è al centro del tutto è il docente, non deve mai perdere la funzione docente, cioè è al centro. Può essere anche in fondo alla classe, io molto spesso sono in fondo, ma chi se ne frega di dove metto io, ma tutti sanno dove sono io e quando parlo io, e nessuno si sovrappone, e se si sovrappone ne paga le conseguenze, cioè i patti chiari, amicizia lunga, sono io che detto le regole in classe, ma non è il luogo, il come, è proprio l'empatia che comunque si genera, per cui anche alcuni atteggiamenti che vengono visti e che spesso noi docenti non vogliamo cogliere perché temiamo che esplodano, gli atteggiamenti, i comportamenti invece vanno presi in carico, magari non ne voglio parlare in classe, ma lo devo vedere e devo lavorarci, lavorare col ragazzo, lavorare con i miei colleghi. Io parlo come docente di lettere, quindi ho parecchie ore, per fortuna non ho quella famosa ora di geografia in classe che mi porterebbe ad avere 18 classi, non so come hanno fatto, adesso mi diventano, per fortuna l'hanno aumentata a 2 ore, quindi 9 classi, no, 2 ore, prima, no, 18 classi, no. Mi pare che abbiano sia prima che seconda da noi, quindi diventano 18, non lo so come fa a reggere l'insegnante di geografia, ma per fortuna ho messo geografia, ma chissà cosa. Vabbè, appunto, sono un insegnante di lettere, quindi se io in classe ci sto bene e regestisco con la classe. E con i colleghi è ancora più difficile, perché poi in corridoio bisogna riuscire ad ascoltarli, bisogna capire quando qualcosa non è andato, dagli stessi ragazzi, ma non perché da me vengano a confessarsi, anzi, perché io le distanze cerco di mantenerle, perché altrimenti poi non potrei ascoltare tutti, ne ascolterei uno, e non 20, anzi 60, o classi anche poi da 25,
quindi sono ben più di 60. Ma non voglio contare, no. Allora, anche con i colleghi, ci vuole empatia anche con i colleghi, è molto, molto, molto più importante che loro dicano cosa sta succedendo prima di arrivare al consiglio di classe, ascoltarli e darmi un punto di vista diverso, perché quello che succede in classe è un momento, per quello poi abbiamo i consigli straordinari, perché in quel momento magari l'azione è anche stata molto grave, ma noi docenti dobbiamo avere la capacità di leggere oltre l'azione, senza perdere la possibilità comunque di condannare il fatto, ma condannare nel senso, appunto, non con un consiglio straordinario, ma che tutto il gruppo prenda la distanza, che tutto il gruppo classe, riesca a comprendere la gravità e quindi anche a riparare quello che è successo. A me non interessa niente della sospensione del ragazzo dopo. La giustizia deve diventare riparativa, ma questo andrei a sconfinare, altro che scuola sconfinata, altro che politica, qua è altro che rivoluzione. Per cui io smetto di parlare dal punto di vista del docente, vado invece come municipio, non violenza. Allora, questa è una realtà che io ho trovato, che è nata proprio dal basso, da uno dei quartieri del nostro municipio, anche il nostro municipio è bello grande, per fortuna non arriviamo a 200.000 abitanti, ma siamo sopra i 140.000, mi basta, mi avanza, non ho nessuna intenzione di fare gara a chi ne ha di più, anzi, toglierne qualcuno. Piccola realtà dove si sono trovate delle persone che hanno cominciato a dire, ma cosa facciamo per i nostri bambini, per i nostri figli, cosa facciamo qua per crescere in modo umano? Tanto è vero che l'assessore probabilmente si è dimenticato di dire, ma la bella realtà della settimana per la non violenza la chiamiamo Human Week, quindi settimana dell'umano, e da lì si è, per contagio quasi, si è allargato coinvolgendo anche le scuole, attraverso l'associazione dei genitori, coinvolgendo il municipio, ma per conoscenza. Quindi non è tanto dall'alto, certo che dall'alto adesso abbiamo grosse responsabilità, uno di mantenerlo, perché le tensioni sono notevoli anche poi esterne, eccetera, uno di mantenerlo, e due possibilmente di potenziarlo e di fare in modo che questa buona pratica ma diventi comune anche in altri quartieri. Tant'è vero, si sta espandendo e speriamo di farcela, perché è bello per le famiglie, perché a questo punto sì che abbiamo una comunità, abbiamo tante belle reti. Grazie, Ludovico. Allora, parlare di rivoluzione ha fatto scalpore, l'ha recitata abbastanza. No, allora, provo a rispondere a entrambe le domande, spero di averle capite bene, e poi mi ricollego anche all'intervento che era stato fatto prima con la seconda domanda. Rispetto alla commissione paritetica provo ad andare veramente molto tecnico, visto che credo sia la cosa migliore. Allora, in questo momento non c'è un intervento legislativo a livello statale che le garantisca, quindi è una cosa che si può mettere in campo all'interno della propria scuola, però ovviamente la formulazione è una formulazione che cambia, cioè è fluida. Noi stiamo provando a costruire una proposta di legge anche con altre organizzazioni, con altre realtà del sociale rispetto a questa, per regolamentare questa cosa. Anche noi ci stiamo scontrando con il capire esattamente come può avere più senso costruire appunto quel luogo di discussione. Diciamo che per come l'ho vissuto io la maggior parte delle volte, l'idea era quella di avere, spero di centrare il punto, avere appunto metà professori, metà professoresse, metà studentesse e studenti, professori e professoresse, uno per dipartimento circa, e studentesse e studenti invece con una proporzionalità legata all'anno, quindi provare ad avere rappresentatività sui vari anni, anche perché ci sono visioni abbastanza differenziate, almeno questa è la mia impressione. Nella mia scuola cioè, si era provato a fare una cosa del genere. E anche in altre, e solo a livello di collegio docenti, quindi a livello di istituto, sì, cioè come sperimentazioni dell'unione degli studenti, sì, io ho sentito delle sperimentazioni portate avanti dai rappresentanti istituto che parlano con noi, che hanno costruito delle cose interne al consiglio di classe rispetto ai progetti di PCTO,
e a come vagliare progetti PCTO, come costruirli in modo più collettivo. Non ti so dire questa cosa quanto funzioni, perché ovviamente nel momento in cui tu lo porti a livello di istituto c'è la tendenza a farlo diventare anche una cosa un po' più politica, un po' più di responsabilità. A livello di classe sei tu con i tuoi professori, spesso risulta un po' più complesso, però magari ha funzionato, però non voglio dirti cose che non so. Rispetto ai bisogni educativi, cioè all'attenzione ai bisogni educativi specifici, ovviamente sta tanto nel come vengono scelte le persone. Ci sono anche qua tantissime modalità differenti. Una modalità che avevamo sperimentato noi era scelte dai dipartimenti per i professori e scelte invece dai rappresentanti di istituto e approvate dal comitato studentesco per le studentesse e gli studenti facenti parte. Quindi queste un po' le cose specifiche. Sulla questione dell'ascolto, io provo a dare una risposta su quello che dicevi tu, cioè dicendo, visto che in questo momento gli strumenti legislativi non sono come facciamo, e a me viene in mente una cosa che abbiamo fatto in un po' di scuole nostre dopo la pandemia e che era stata piuttosto interessante, e che era uno sportello psicologico di classe, quindi delle sedute collettive di classe. Era stato particolarmente, insomma, interessante al momento in cui noi avevamo vissuto, io sono uscito l'anno scorso a scuola, noi abbiamo vissuto, lo sapete benissimo anche voi probabilmente chi è docente, però 2 anni a casa, quindi poi il ritornare in classe è stato molto complesso, c'è anche una serie di studi che non sto a citare ovviamente, però è stato complesso, e questa cosa del costruire delle sedute psicologiche di gruppo è stata molto utile anche per far ritornare gli studenti a parlare tra di loro, a costruire insieme cose, magari ancora non confrontando col docente ma pian pianino battendo anche la barriera lì. Quindi questo è positivo. D'altra parte, credo sia importantissimo, è importantissimo, e io come organizzazione politica quale faccio, devo sottolinearlo, mi sento anche in dovere di farlo, che l'intervento legislativo in questo momento è necessario. Noi stiamo vivendo la parte di istituzione, qua mi ricollego anche a un intervento che è stato fatto prima, noi da parte di istituzione stiamo vivendo un momento di poco ascolto, e questa è quasi evidente, a livello nazionale ci troviamo in una situazione in cui per la maturità non sono state convocate le rappresentanze studentesche come di prassi, durante le morti di 2 ragazzi in percorsi di PCTO sono partite delle manifestazioni da decine di migliaia di persone che spesso sono state represse, e quindi per noi questa cosa è fondamentale. A noi serve, va bene ascoltarci, poi mettere anche in campo le cose che diciamo ogni tanto, che è importante. E sull'ultima cosa, ovviamente, io oggi sono venuto qua anche per fare un intervento soprattutto rispetto alla partecipazione, alla comunità educante, quindi sono stato più su questo. Poi sono d'accordissimo che l'obiettivo della scuola sia il costruire saperi liberi e coscienza critica, e la partecipazione e l'essere comunità educante è uno dei tantissimi tasselli della complessità che si va a costruire dietro questa, alla risposta a questa domanda, cioè costruire coscienza critica che poi serve in una democrazia, e ce ne sono tantissimi. Se dovessimo parlare di saperi liberi se ne potrebbe fare veramente per tanto tempo. Ovviamente noi come studentesse e studenti abbiamo anche una serie di proposte su tutto quello che riguarda la scuola, non solo su questo qua, ripeto, è un tassello, e per me è un tassello, come dicevo all'inizio, fondamentale nel momento in cui poi serve a costruire le proposte. Noi cerchiamo sempre di mettere al centro la partecipazione, perché poi ci serve a costruire tutto il resto, e che è assolutamente necessario, appunto fa parte di una cornice ampia. Spero di aver intuito anche l'intervento che è stato fatto, aver risposto abbastanza puntualmente. Grazie Lodovico. C'era una domanda? Io. Ciao. Io mi chiamo Lorella e ringrazio di questa iniziativa e di questa discussione. Sono qui come insegnante, anche come parte di un'organizzazione che si chiama La Comune, e che proprio colpiti da questo titolo abbiamo pensato di venire anche a farvi a discutere, a conoscerci, anche a invitarvi a un convegno internazionale che si intitola Logiche del bene contro le guerre, che si terrà a luglio prossimo. Però perché? Perché il tema e ciò che ci siamo detti e la fase nella quale noi stiamo vivendo ci chiamano molto in causa, mi sento molto chiamata in causa, nella dimensione, in relazione al fatto che la pandemia prima, la guerra oggi, veramente possono cambiare delle cose, no, devono cambiare delle cose, cioè
la pandemia ci ha messo molto in discussione nella dimensione relazionale, nella dimensione del gruppo, no? Della collettività, ma anche la guerra chiama in causa tanto. E cercare di cercare di pensare ad una rivoluzione educativa c'ha molto a che fare col pensare a quali logiche ci muovono, no? Quale c'è il pensiero dentro, quale concezione della vita, quale concezione del bene di cui si è parlato e del futuro nostro e di chi verrà, perché noi stiamo lavorando, operando nella scuola, noi lavoriamo per il futuro, perché le bambine, i bambini, i giovani, gli adolescenti, questo sono il nostro diretto futuro nel momento in cui siamo qui e ora a operare in una scuola che, come diciamo, la società democratica è fortemente in crisi, parecchio in crisi, molto in difficoltà, se non quasi nel caos più totale. E credo che io, per esempio, sono un'insegnante precaria, cioè faccio parte di quel 48% che ci mette, diciamo, del suo per cercare di veramente accompagnare nella crescita le varie generazioni che incontra. E purtroppo, siccome si è discusso molto, si parla di democrazia, no? E di educare la democrazia, noi siamo in una fase dell'anno che è molto, molto difficile, perché sta finendo la scuola. E che cosa dobbiamo certificare noi? Io insegno una quinta della scuola primaria, le competenze. Quindi educare la democrazia significa certificare le competenze? Io invece sono più d'accordo con quello, sicuramente siamo d'accordo fra di noi che non è questo, e che però soprattutto che dobbiamo recuperare il fatto che a scuola si vivono e si trasmettono in maniera innovativa delle conoscenze per far sì che le persone crescano e siano al meglio se stesse, se stessi, no? Al di là di quello che poi sceglieranno di essere, perché quello che ha detto la DS è questo, lei ha detto ci sarà il futuro idraulico, il futuro medico. A me non è questo che mi interessa, cioè mi interessa che le persone siano se stesse a tutto tondo, dare delle possibilità, degli strumenti per scegliere. E la questione delle scelte in questa fase storica, negli ultimi 20, 30, 50 anni, è una questione che viene costantemente ostacolata dai programmi ministeriali, dalle indicazioni nazionali, dai concorsi che non si fanno. Io sono una che ha fatto il concorso che si stanno chiudendo gli orari adesso, le farse più totali, quando ci sono persone che svolgono un'opera di insegnamento discutibile, a volte tantissimo, con 10, 12, 15 anni di precariato sulle spalle. Se questa non è passione, se non è crederci, che cosa è? Perché questo lavoro non lo fai se non ci credi, di anno in anno, alla ricerca della scuola in cui poter lavorare, e quindi delle bambine e dei bambini in cui poter lavorare. Io credo che, siccome dobbiamo dirci una verità, io penso che sia giusto che ci diciamo una verità, se vogliamo cercare una rivoluzione educativa che si metta al centro il bene, non solo comune, ma di tutti, perché se non c'è bene comune, se non c'è il bene comune è non la somma, ma l'incontro, l'ascolto, il dialogo dei beni individuali e relazionali che si creano, dobbiamo dirci che è della Costituzione italiana se ne è fatto carta straccia, tant'è che non è vero che l'Italia non ripudia la guerra, perché la guerra l'ha fatta anche in anni non sospetti, e su questo non possiamo mentire a noi stessi e nemmeno mentire ai giovani, ai bambini e alle bambine che sono preoccupati della guerra, perché i primi incostituzionali sono loro e questo governo. Noi crediamo che la pace sia possibile perché crediamo che le persone si possano incontrare, e lo facciamo tutti i giorni questo. Dopodiché non possiamo, dobbiamo mettere a fuoco che c'è bisogno non solo di cambiare la scuola, ma di ridefinire il nostro essere veramente assieme, perché poi comunità vuol dire che tutti in maniera differente siamo partecipi, protagonisti, ma anche decidiamo chi ci governa e ci dirige. Non mi sembra che noi possiamo decidere chi è il nostro DS, non lo possiamo decidere noi, giusto? Quindi, quando ti capita bene, io lavoro nell'istituto Simonetta Saracone, scuola Carlo Pisacane, scuola di frontiera,
50% immigrati, che cittadinanza gli proponga dei bambini che a 18 anni non saranno cittadini italiani? Devono fare la richiesta di documenti per il permesso di soggiorno? Forse non è questa una battaglia di civiltà, ma proprio umana, che tutti nei diversi ordini e gradi delle scuole si devono impegnare a realizzare, far sì che veramente non ci siano differenze. Cioè, ho genitori che non portano i bambini a scuola perché devono andare in questura a richiedere i documenti. Cioè, questa è la questione fondamentale su cui operare davvero assieme. Io credo che lo stiamo facendo, non è una critica perché cioè, ci stiamo conoscendo oggi, però sono questioni che vanno messe profondamente al centro, credo, di un'opera educativa che faccia conti col fatto che queste istituzioni alle persone non ci pensano. Non ci pensano nella stragrande, perché sennò non farebbero nulla, perché per la scuola non è stato fatto nulla. E il prossimo anno si comincerà come 10 anni fa, 30 persone in classe. Come si fa? Cioè, come facciamo ad ascoltarci? Grazie mille, credo che con quest'ultimo intervento abbiamo toccato anche altri grandi e importanti temi che erano stati... Volevo dare una cosa sui social, perché prima se ne è parlato, è rimasto, voglio soltanto un punto, perché sennò sembra sì. Che social e tecnologia... Non sì, rapidamente, perché c'è già l'altro conferenziere che devono iniziare tra poco, dobbiamo lasciare la sala. Io lei poi la faccio salutare. Io ricordo a tutti che se non avete lasciato i vostri contatti già in un altro momento del festival, per favore, se volete rimanere in contatto con l'Arena Fest, lasciate i vostri contatti. Volevo solo dare uno spunto sull'argomento dei social, perché è venuto fuori 2 o 3 volte e anche io stesso ho parlato di tecnologia, di non tecnologizzarci o rimanere dei tecnici. Potrebbe sembrare, no, che l'argomento della tecnologia non va bene, non dobbiamo parlarne, noi social non dobbiamo parlarne. Una parte fondamentale, sono 2 aspetti, uno è quello della salute, della salute urgenza, di cui non abbiamo parlato per niente, perché il libro parla di tantissimi argomenti, è quello della tecnologia intesa come media education, cioè la tecnologia di cui stiamo parlando, la tecnologizzare tutto piuttosto che utilizzare i social, sono come un piccolo dettaglio rispetto invece a quello che è l'importanza dell'immagine e di quello che sta succedendo, di quello che sta portando la tecnologia. Per cui l'educazione su quello non può far finta di niente e non significa insegnare ai ragazzi come utilizzare il computer, non significa farli utilizzare il computer in classe, significa farli diventare di nuovo partecipi e protagonisti e consapevoli di quello strumento, perché quello è la nuova disuguaglianza tra chi saprà utilizzare la tecnologia non solo dal punto di vista tecnico, anzi soprattutto dal punto di vista delle immagini e del manovrare la tecnologia e i social, e chi invece lo utilizzerà. Quindi questo divario è fondamentale, saper usare la tecnologia non è sufficiente, perché quello è come essere utilizzatori, e invece saperla utilizzare ma saperla comprendere, quindi fare media education alla scuola, capire che cosa significa un messaggio, capire che cosa significa la comunicazione, lo script dell'algoritmo che ci passano continuamente, poterlo analizzare significa poterlo manovrare, e manovrare ad essere consapevoli è libertà. Quindi prima dicevamo ci sono temi fondamentali e le verità, io non amo parlare di verità perché penso che le verità sono un argomento profondo e complesso, io dico che sono tantissime cose, la partecipazione è fondamentale dei ragazzi e delle ragazze, e poi c'è una galassia, un arcipelago di problematiche intorno alla scuola, tra cui la cittadinanza, e ce ne sarebbero tantissime altre. Io dico che bisogna iniziare da piccole cose e da premere, schiacciare il pedale sulla legislazione, perché quello è un problema, altrimenti avremo tante piccole cose, bellissime cose come al Municipio 3, come al Municipio 2, come a Roma, come a Milano, ma non avremo risolto un argomento sistematico, cioè che continuo a dirlo, perché è lo schiacciare il pedale, avere la stampa, lo possiamo fare se tutti appoggiamo quello che stanno facendo gli studenti e le studentesse. Io penso che bisogna dare loro fuoco e spazio dovunque, nei media, nei nostri
nei nostri dibattiti e nei nostri cuori, e non considerarli come ah poverini eccetera. No, dobbiamo essere di fianco, accompagnarli, appoggiarli e spingerli affinché, spingere forse non c'è bisogno perché lo fanno da soli, al contrario, aprire le porte, altrimenti noi non ci arriveremo a fare questa rivoluzione, questo cambiamento della scuola. L'elefante è pesante e abbiamo bisogno di essere tutti insieme in un'unica direzione, in tutti gli ambiti, non solo cittadinanza, non solo immigrazione, non solo tecnologia, non solo salute, non solo didattica, e non solo terzo settore, non solo municipio. Io ringrazio tutti e tutte per questa mattina così interessante, che ovviamente è un punto di partenza, nel senso che questo incontro, sicuramente la preparazione di questo incontro e questo incontro vuole tracciare questo asse Roma-Milano per una iniziare proprio anche a convergere, perché questo che diceva Annabella è fondamentale, cioè questo è un momento storico importante, stiamo vivendo un passaggio chiaramente, l'Arena Fest è un momento di convergenza che vuole sottolineare come si sta passando. Il passaggio dal nostro punto di vista è una scelta intenzionale e consapevole alla metodologia della non violenza, a farne il proprio stile di vita. Portare la non violenza nella scuola significa tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, cioè significa rapportarsi agli studenti, agli insegnanti, a chi lavora, come esseri umani nella loro complessità e nella loro meravigliosità, affinché, come ha detto Ludovico in maniera meravigliosa, ci si renda conto che la diversità è l'unico modo per lavorare insieme, arricchirsi uno dell'altro e veramente fare rievoluzione e cambiarla questa società, cambiarla dalla nostra vita quotidiana, dai nostri ambienti del territorio, la scuola, il presidio, fino ad arrivare alle istituzioni che in questo momento tutti sperimentiamo molto lontani. Però io voglio sottolineare che insomma oggi dei rappresentanti di istituzione a livello territoriale, ma è da lì che si comincia, hanno parlato in maniera convergente e sinergica, hanno espresso quello che stiamo esprimendo, per cui io credo che sia veramente un momento di svolta. Credo che dobbiamo avere tutti molta fiducia, cioè guardare a ciò che ci unisce e non a ciò che ci divide, guardare allo stesso orizzonte a prescindere da dove veniamo e costruire questo nuovo mondo non violento e di pace a cui aspiriamo. Grazie a tutti.